Benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemolise, benvenuti a quest'altro appuntamento con il nostro programma di bandiera. Ecco, allora, c'ho delle cose da dire. Innanzitutto devo dire che dal 5 aprile, quindi da ieri in sostanza, fino al 20 al Museo dei Misteri di Campobasso in via Trento, c'è una mostra di tavole a fumetti originali di Luigi De Michele. La mostra è intitolata Storie di inchiostro, è veramente una bella cosa, andate a vederla. Poi devo fare un ringraziamento speciale esattamente al dottor Michele Martino, che è il responsabile del settore di pneumologia della ASREM, perché insomma ho avuto bisogno di rivolgermi a questo centro, e sia il dottor Michele Martino che tutte le infermiere, tutto il personale è stato veramente gentilissimo, quindi un ringraziamento particolare a tutta la struttura di pneumologia, che è una struttura che funziona in via Toscana a Campobasso. A proposito del dottor Martino, anche lui molto sportivo, perché per anni è stato un podista di caratura veramente importante, da un po' ha smesso, ma siamo sicuri che presto ricomincerà. E poi un augurio particolare a Serafino Fazio, che proprio oggi compie gli anni. Serafino, mio grande amico, che naturalmente oggi festeggia il suo compleanno. Quindi tanti auguri a Serafino Fazio e naturalmente anche alla moglie Patrizia Listorti, che salutiamo sempre con grandissimo affetto, davvero un grandissimo abbraccio. Detto questo, presento come tutte le domeniche la mia compagna d'avventura in questa serie di Domenica Sport. Buonasera ad Annalisa Ciarlante. Buonasera direttore, buonasera ai nostri ospiti qui nello studio e un saluto a tutti voi che come tutte le domeniche ci seguite da casa. Ricordo che questa di oggi è la puntata numero 979 e vi ricordo anche il nostro numero di cellulare su cui potete inviarci i messaggi, che è il 331 26 5 volte 2, altrimenti scriverci sulla nostra posta elettronica, che è domenicasport@telemolise.com. Ricordo i canali dal quale potete seguirci anche dal Lazio, che è il canale 749, e dall'Abruzzo sul canale 96. Direttore, mi unisco anche io agli auguri, tanti auguri di buon compleanno a Serafino Fazio, che ho avuto modo di conoscere. E vorrei dire un'altra cosina, do un anticipo: il 24 maggio ci sarà una partita del cuore allo stadio Lancellotta di Isernia, e ci sarà la nazionale italiana attori contro i vigili del fuoco. L'incasso della manifestazione verrà devoluto a tre associazioni, che sono l'AFASEV, Oltre la Vita di Martino e Emergency. Quindi poi mano a mano vi aggiorneremo e ve lo ricorderò. Ma giocherai anche tu? Eh no, direttore, Vigili del Fuoco. Ah, Vigili del Fuoco. Vabbè, ti facciamo entrare nella però corte. Farò da madrina. Ah, ci sarai tu da madrina, probabilmente sì. Ci sarò anch'io, quindi vi diamo appuntamento fin da ora, 24 maggio, ricordate, stadio Lancellotta di Isernia. Allora, prima di collegarci poi con le nostre redazioni di Termoli e di Isernia, andiamo a vedere che cosa è successo in questa giornata, questa domenica, prima domenica d'aprile, con i risultati della schedina insieme al nostro computer. Eccolo qui, e alla nostra Annalisa. Sì, partiamo dalla schedina: Atalanta-Sassuolo 0-2-2, Cagliari-Roma 1-3-2, Catania-Torino 1-2-2, Fiorentina-Udinese 2-1-1, Carrarese-Cremonese 1-0-1, Vicenza-Provercelli 1-1-X, Grosseto-Lecce 0-1-2, Gubbio-L'Aquila 0-4-2, Perugia-Viareggio 2-1-1, Lumezzane-Reggiana 0-1-2, Sud-Tirol-Savona 1-0-1, Venezia-Como 2-2-X, Benevento-Catanzaro 0-0-X e Parma-Napoli, che è posticipata. Ed ora possiamo vedere la classifica della Serie A per questa giornata di campionato, ed è in vetta alla classifica la Juventus con 81 punti, Roma 76, Napoli 64, Fiorentina 55, Inter 50, Lazio 48, Parma 47, 46 punti per l'Atalanta e Verona, Torino 45, Milan 42, Sampdoria 41, Genoa 39, Udinese 38, Cagliari 32, 27 punti per Chievo e Bologna, Livorno 25, Sassuolo 24 e Catania chiude la classifica con 20 punti. Ed ora possiamo passare alla Serie B e vediamo i risultati.
Bari-Empoli 3-0, Brescia-Pescara 3-0, Carpi-Trapani 3-2, Cittadella-Siena 1-0, Juve-Stabia-Varese 2-4, Novara-Crotone 1-1, Palermo-Avellino 2-0, Regina-Latina 0-1, Spezia-Padova 2-2, Ternana-Cesena 0-2, Virtus-Lanciano-Modena 1-3. Ed ora la classifica anche per la Serie B. Palermo apre la classifica con 66 punti, Empoli e Cesena 53, Crotone 51, Latina anche 51, 49 punti per Siena e Trapani, Avellino 48, Virtus Lanciano anche 48 punti, Modena 45, Pescara 45, Spezia anche 45 punti. A 43 punti troviamo Bari, Brescia, Varese e Carpi, Ternana con 41, Novara 36, Cittadella 32, Padova 31 punti, Regina 26. Juve Stabia chiude la classifica con 16 punti. Ed ora passiamo alla Serie D. Risultati di Serie D Girone F: Celano Olimpiagnonese 1-1, Civitanova Matelica 0-2, Fano Boiano 3-0, Fermana Miternina 0-0, Giulianova Ancona 0-2, Isernia Jesina 1-5, Recanatese Maceratese 2-0, Sulmona Renato Curi 2-2, Termoli Vispesaro 1-0. Ed ora la classifica della Serie D. Apre la classifica della Serie D Ancona con 70 punti, Matelica 60, Termoli con 59 punti, Maceratese 52, Vispesaro 44, 40 punti anche per Giulianova, Jesina 42, Fano 41, Celano 40, Fermana anche 40 punti. A 39 troviamo Recanatese, Civitanovese, Sulmona 37, Olimpiagnonese 36, Amiternina 34, Renato Curi 23, Isernia 21 e Boiano a 1 punto. Ed ora possiamo passare all'eccellenza. Partiamo dai risultati anche per questa categoria: Alife Gambatesa 2-1, Vairano Montaquila 3-2, Gioventù Dauna Venafro 1-0, Montenero Campobasso 2-3, Roccaravindola Cliternina 3-1, Roseto Fornelli 0-5, Santeliana Vasto Girardi 3-3, Sesto Campano Virtus Pozzilli 3-1. Ed ora la classifica. Apre la classifica dell'eccellenza Campobasso con 79 punti, Gioventù Dauna 67, Sesto Campano 58, Fornelli 55, Venafro 50, Roseto 37, Gambatesa con 36 punti, Vasto Girardi 34, Montaquila 31, Cliternina 29, Roccaravindola 26, Vairano e Alife con 23 punti, anche la Santeliana con 23, Virtus Pozzilli 22, chiude Montenero con 18 punti. Ed ora possiamo vedere anche la promozione. Risultati di questa giornata: Acli Calcio Campobasso Cerce Maggiore 3-1, Maronea Real Termoli 3-0, Molise Casalnuovo 2-2, Nuovo Vinchiaturo Roccasicura 3-0, Olimpia Riccia Castelmauro 0-0, Sporting Matese Hermes Toro 6-1, Spinete Campo di Pietra 2-2, Torre Magliano Civitanova 5-1. Ed ora la classifica di promozione. Apre la classifica Sporting Matese con 65 punti, Casalnuovo 60, Olimpia Riccia 56, Cerce Maggiore e Acli Calcio Campobasso con 42, Real Termoli 40, Castelmauro 39, Torre Magliano 37, Nuovo Vinchiaturo 26, a 28 punti Molise ed Hermes Toro, Campo di Pietra con 27, Spinete 26, 25 punti per Roccasicura, Maronea 22 e chiude Civitanova con 17 punti. Va bene Annalisa, allora nel corso della trasmissione poi vedremo anche tutti gli altri risultati, li vedrete scorrere in sovraimpressione. Possiamo togliere sicuramente la classifica della promozione. Mi dicono che dovremmo avere in linea Corrado Urbano, allenatore dell'Olimpia Agnonese. Buonasera Corrado. Buonasera direttore. Allora, soddisfacente, come lo definisci questo punto conquistato a Celano? È un punto sofferto, strameritato, ottenuto soprattutto nel finale proprio con il cuore, proprio con la determinazione di chi vuole aggrapparsi a tutto, perché abbiamo fatto una buonissima partita, secondo me abbiamo avuto la possibilità nel primo tempo di poter andare in vantaggio, abbiamo rischiato qualcosa, la squadra avversaria ha colpito un palo in una traversa, poi dopo abbiamo preso gol quando sembrava che la partita insomma la tenevamo sotto controllo. Gli ultimi 4-5 minuti sono saltati un po' tutti gli equilibri, abbiamo giocato più di cuore che di raziocinio e siamo riusciti a pareggiarla, credo, meritatamente. Quindi insomma rientra un punto che rientrava diciamo nei programmi della vigilia e che insomma vi consente
di guardare alla finale di campionato con un, diciamo, con un moderato ottimismo? Ma sicuramente, nel senso che in questa fase del campionato è importante muovere la classifica. Noi siamo aggrappati a questo ultimo posto, siamo, perché abbiamo 36 punti, ma c'è anche ancora in sospeso il ricorso che abbiamo fatto per quanto riguarda il punto di penalizzazione, che noi pensiamo di avere ragione, credo che a breve ci sarà restituito, quindi siamo sestultimi a pari merito con il Sulmona, e in queste quattro partite cercheremo di uscire fuori dai play-out, però anche la sestultima posizione in concomitanza con il Sulmona significherebbe salvarci, perché noi nei scontri diretti siamo meglio col Sulmona, e poi abbiamo ancora sempre in a vista, ci abbiamo sempre il discorso degli 11 punti di differenza, che in questo momento tra con la terz'ultima ce ne sono più di 11, insomma, quindi siamo impegnati su tutti i fronti, ma la cosa importante in questo periodo è muovere la classifica, e oggi siamo stati bravi, perché soprattutto perché noi in trasferta abbiamo sempre sofferto e siamo sempre tornati a casa anche con delle buone prestazioni, ma con zero punti. Ecco Corrado, un'ultima cosa volevo chiederti, ringraziandoti naturalmente per la cortesia che usi sempre nei nostri confronti. Domenica prossima, bella partita al Civitelle. Domenica ci sarà il derby col Termoli, e noi siamo stati di punti, perché come abbiamo detto abbiamo la necessità di muovere la classifica, loro sono ancora in lotta per il miglior piazzamento possibile in questo momento, proprio per il secondo posto, e quindi sarà una partita che noi venderemo molto cara la pelle, perché soprattutto in casa il nostro portino fino ad oggi, se stiamo qui a parlare di una probabile salvezza o tramite attraverso i play-out o direttamente, perché noi in casa ce la siamo costruita con un grandissimo girone di ritorno, facendo una serie di vittorie consecutive, e soltanto con la Maceratese abbiamo perso. Va bene, ringraziamo Corrado Urbano, in bocca al lupo all'Olimpia Agnonese, così come facciamo naturalmente in bocca al lupo anche al Termoli, trattandosi domenica prossima di un derby. E allora chiudiamo il discorso con l'Olimpia Agnonese. Annalisa, andiamo a vedere anche la pagella. Sì, direttore, abbiamo sia la pagella che i marcatori. Iniziamo a vedere i voti dei ragazzi dell'Agnone. La pagella, in collaborazione con Forgione Costruzioni Speciali, realizzazioni di impianti di reti di telecomunicazioni e perforazioni teleguidate. Attestazioni Unian ISO 9001-2008 e SOA. Biasella 6,5, Pifano 6, Litterio 6, Di Lullo 6,5, Wade 6,5, Maresca 6, Rolli 6, Ricamato 7, Di Benedetto 6,5, Petrone 6, Mancini 6 e in sostituzione Troccoli con 6,5, Orlando senza voto e Patriarca senza voto. Per quanto riguarda i marcatori, ha segnato per il Celano al 37esimo del secondo tempo Aquaro, mentre per l'Agnone ha segnato al 44esimo Ricamato. Va bene, allora andiamo prima a Termoli da Isernia con i nostri corrispondenti. Cominciamo da Termoli con Pino Somma. Buonasera Pino. Buonasera direttore, dalla redazione del Basso Molise, di rientro dal Gino Cannarsa. Abbiamo seguito la vittoria del Termoli, importantissima, contro la Vis Pesaro 1-0, seconda vittoria consecutiva. Peccato però che il Termoli non abbia raggiunto l'obiettivo, quello di riagguantare il secondo posto in classifica, staccato questa sera, come del resto anche 7 giorni fa, di un punto, visto che il Matelica è passato sul rettangolo della Civitanovese. Stiamo montando il servizio, però abbiamo come al solito l'anteprima da potervi offrire, ovvero il gol del Termoli, quello che ha regalato la vittoria e il successo alla formazione giallorossa. Eccola qua la fase di costruzione al minuto numero 15, è di Palumbo che mette il pallone per Miami, che apre benissimo per Di Mercurio, il raso terra vincente in diagonale del siciliano, il gol che ha regalato la vittoria, 3 punti alla formazione giallorossa. Parleremo di questo successo dell'escalation del Termoli con un protagonista, Damiano Manzillo, che ci sta per raggiungere nei nostri studi, centrocampista della formazione giallorossa. Bene Pino Somma, ci vedremo tra poco. Allora andiamo ai Isernia. Buonasera a Maria Antonietta Tortola. Buonasera direttore, buonasera Annalisa, buonasera naturalmente a tutti i nostri amici telespettatori. Di ritorno dall'Ancellotta di Isernia, che ha perso per
un risultato insomma abbastanza pesante contro la Jesina, ne parleremo più tardi con Rosanna Esposito. Ieri siamo andati anche a Rocca Ravindola per seguire Rocca Ravindola Cliternina, che i padroni di casa hanno vinto per 3-1. Ne parleremo con il presidente del Rocca Ravindola, Pasquale Castaldi, che è venuto a trovarci. Va bene, eccolo qui, lo possiamo inquadrare, lo salutiamo. Buonasera Castaldi. Buonasera Antonio e un saluto anche a tutti gli altri ospiti a Campobasso e a Termoli. Va bene, allora ringraziamo Pasquale Castaldi per il momento. Adesso presento gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso per il momento. Eccoli qui inquadrati. Abbiamo il nostro opinionista principe, lo saluto sempre così, Mario Rente, buonasera. Buonasera. Buonasera a te e buonasera a Silvio Tedeschi, attaccante del Riccia. Oggi non siete molto contenti, però insomma avete mantenuto il distacco dalla quarta, quindi... Sì, buonasera. Alla fine vi potete accontentare anche del pareggio, secondo me. Sì, alla fine abbiamo recuperato un punto sulla quarta perché il Cerce Maggiore ha perso e quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il nostro obiettivo è non farli playoff. Assolutamente. Fare i playoff sarebbe, tra virgolette, un fallimento. Va bene, Mario, che ne dici di questa situazione di quello che diceva Corrado Urbano? Piano piano, insomma, l'Agnone... fare risultato fuori casa è sempre positivo per una società e una squadra che ha una classifica un po' deficitaria. Però, come diceva lo stesso Urbano, ci sono varie possibilità di salvezza, sia diretta e sia anche come la differenza dei punti, perché mi sembra che ci sono più di 11 punti di differenza. Sì, la possiamo vedere. Chiedo alla nostra regia con Angelo Pompei, Donato Mignogna, Lucio Felicita, un attimo la classifica del campionato di Serie D per verificare proprio de visu. Eccolo qui, come dicevano i latini, quello che diceva prima Corrado Urbano, adesso stai dicendo tu. Quindi diceva Corrado, lui chiaramente aggiunge già il punto perché l'Agnone è convinto di avere ragione. Insomma. Quello poi in fase dibattimentale sicuramente ne verrà fuori qualcosa. Io mi auguro che il punto se lo riprendano, perché a questo punto del campionato vale molto. Come ecco, per esempio, e quindi sarebbe se l'Agnone andrebbe a 37. Se mi fai dire una cosa, sì. Contesto anche la federazione, perché a 4-5 giornate alla fine certe sentenze non devono venire fuori. O vengono fuori, diciamo, alla fine del girone andata, o se no se ne parla al prossimo campionato. Perché farle venire fuori a 5 partite dalla fine del campionato è come dire... Crea solo caos. Devi solo retrocedere, insomma, capito? È come se ce l'avessero fatta apposta. Ma una sentenza del genere, di un punto, che poi da come si è potuto vedere ci sono varie teorie, bisognava aspettare la sentenza della Corte per vedere se questo punto... Comunque se ce lo ridanno vanno a 37. 37, la terzultima ne ha 23, che l'ha Renato Curiangolana, quindi evidentemente non c'è nessun problema. No, ma loro devono fare anche la corsa sul Mona, perché sul Mona, da quando ha smantellato la squadra, è in caduta libera. Se non sbaglio c'è qualche punto in più dell'Agnone. Avendo... C'è un punto in più adesso, però sì, però se non erro, il Sulmona deve andare a Agnone, il che vuol dire che la partita più difficile per l'agnonese c'è la propria domenica, perché il derby col Termoli diventa micidiale a questo punto del campionato. Diceva Urbano, io adesso non mi ricordo il calendario dell'Agnone, però diceva Urbano che con il Sulmona l'Agnone è in vantaggio, quindi evidentemente Hanno giocato sia all'andata che al ritorno. Sì. Quindi a parità di punti sarebbe praticamente sest'ultima l'Olimpia Agnonese e quintultimo il Sulmona, però sì. Il campionato non è finito. Sfumare la classifica. Allora, diceva prima Maria Antonietta Tortola della partita tra Rocca Ravindola e Cliternina, poi naturalmente non appena sono pronti i servizi sia del Termoli che del Disernia in casa contro la Jesina, comunicatecelo perché li vedremo immediatamente. Però cominciamo a vedere questo del campionato d'eccellenza. Il Rocca Ravindola ha vinto 3-1 sulla Cliternina. Vediamo il servizio. Al Mario Castaldi di Rocca Ravindola va in scena il match tra Rocca Ravindola e Cliternina, arbitra Di Matteo della sezione di Roma. Termina 3-1 il confronto in favore dei padroni di casa, dopo un primo tempo di studio, un secondo tempo invece giocato al massimo. Ma andiamo alla cronaca del match.
a rompere il ghiaccio è la Criternina con Menco, ma palla alta sulla traversa. Rispondono i blu cerchiati con la conclusione da fuori di cambio, ma anch'essa alta. Terminano i primi 45 minuti di gioco su parziali di 0-0 e con le immagini di Danilo Scarinci andiamo alla ripresa. Ripresa a razzo, infatti la Criternina passa in vantaggio, calcio d'angolo di Menco va a Ferrari di testa che insacca il gol dello 0-1. Al 14esimo i padroni di casa con forte ma becca la traversa. Al 15esimo sempre Roccaravindola, stavolta con cambio ma il suo tiro sfiora solo il palo. Al 21esimo sempre blu cerchiati all'assalto con Sisti che sfiora di pochissimo il palo. Al 24esimo ospiti con la punizione di Simone De Pascalis, parata prontamente da Germanelli. Al 30esimo Altieri per la testa di cambio ma palla centrale tra le mani di Colanero. Al 31esimo i padroni di casa pareggiano i conti. Cross di Barchesi, va di testa Varone, poi spara Di Vito che prende la traversa, poi Fusco deve solo appoggiare. Probabilmente il gol era già stato messo a segno da Di Vito e un minuto dopo il Roccaravindola si porta anche in vantaggio grazie al pallonetto di Sisti che non dà scampo a Colanero. E nel finale, al 45esimo, i blu cerchiati chiudono i giochi. Barchesi, gran palla per Luca Pontarelli che sigla il gran gol per il 3-1 finale. Termina così il match, grande Roccaravindola che ha saputo riprendersi dallo svantaggio e continua la sua corsa all'uscita dalla zona rossa. Criternina che deve rialzare la testa e aspettare la prossima di campionato. Allora, ci ha raggiunto anche un altro ospite, Gilberto Fratangelo, lo possiamo inquadrare. Gilberto, sei tornato tra di noi, no, a parte a Telemolise, insomma, che sei venuto spesso, sei un ragazzo che nel corso di questi anni è venuto spessissimo qui. Però insomma sei rientrato da poco nel calcio giocato, no? Da poco nel calcio giocato, insomma. C'ero anch'io un pomeriggio mi pare a Toro, no? Proprio quella era la partita del rientro. Rientro a Toro, sì, una bellissima trasferta vinta 6-1 lì. Che poi insomma era stata tutta una storia di nervosismi alla fine della passata stagione. Vecchie scorie insomma, l'importante è essere tornato e anche perché credo che ti sia mancato il calcio. Tantissimo, però la perché ha voglia che fai gli allenamenti, la domenica. È la domenica che dà sfogo, quindi. È un'altra adrenalina. Esatto. Buonasera a tutti. Allora, bentornato tra di noi, ti vedo anche più magro rispetto Grazie. A quando ti ho visto a Toro. Devo dire la verità, evidentemente in questo periodo ti sei allenato insomma parecchio. Di più. Va bene, allora Annalisa, ci dobbiamo fermare. Ci fermiamo un attimo, ok. La prima breve pubblicità e torniamo subito con voi. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. La casa dei vostri sogni da oggi è una realtà. A Boiano è arrivato MG Arredamenti. Mobili e complementi di arredo delle migliori marche sono disponibili nel nuovo ed elegante showroom in via di Biase. Vieni a conoscere le più belle proposte a prezzi imbattibili. Potrai anche richiedere consulenze gratuite e trovare le migliori soluzioni per la tua casa. MG Arredamenti non è un sogno, è una promessa di qualità. Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivison, noleggia apparecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine conformi Comma 6. Biliardi Trivison, a Campobasso, in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63 017. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Farmacia Picca, uno staff di farmacisti sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi Net e Ultimate, omeopatici, cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesa neonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli.
Farmacia Picca, ora nella nuova sede di via Monsignor Bologna a Campobasso. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, siamo sempre qui per la puntata numero 979 di Domenica Sport. Saluto in studio anche dunque Mario Faraone, che farà per noi il touchscreen questa sera, dal momento che insomma non era disponibile Gianni Bruno. Quindi buonasera Mario. Buonasera direttore, buonasera Annalisa, saluto anche gli ospiti in studio. Non so se possiamo partire. No, aspetta un attimo, adesso vediamo la pagella e poi vediamo questo episodio. Okay. Vediamo prima la pagella, Annalisa. Sì, vediamo la pagella della Cliternina. La pagella, in collaborazione con TOR, corsi di formazione professionale, specializzazione, istruzione, formazione continua e post diploma. Info 345 90 92 027. Colanero 5,5, De Pascalis Daniele 6, De Pascalis Simone 5,5, Menco 5, Bello 6, La Torre 5,5, Grazia Plena 5, 5 anche per Moscatelli, Florio e Montechiari, Ferrari 6 e sono entrati Gaspari senza voto, Marinucci con 5 e D'Alessandro 5. Allora, per quanto riguarda questa partita abbiamo un primo episodio al nostro touchscreen, vero Mario? Sì, abbiamo questo episodio che è il secondo gol del Rocca Ravindola. Lo vediamo innanzitutto lo vediamo a velocità normale, c'è questo cross, poi c'è un colpo di testa di un giocatore del Rocca Ravindola, il portiere riesce a recuperare, poi spazza via, ma c'è innanzitutto un primo tentativo di tiro del Rocca Ravindola, poi c'è il tiro di Divito. E vedete che la palla sbatte sulla traversa, poi ribadisce in rete il giocatore Fusco. Ma andiamo indietro, perché proprio su questo tiro, se vedete bene, la palla, dopo che sbatte sulla traversa... Devi fermare il pallone quando tocca a terra. Se vediamo. Ti eccolo, quello è il momento. Ecco qua. Questo è il momento. Mettici anche un circoletto, se ti riesce. Mario, vediamo che si è adattato. Eccolo qua. Lo ha messo il circoletto, si è adattato a fare il touchscreen... perché gli ho chiesto questa cortesia, aveva appena finito di condurre a tutto campo insieme a Benedetta Fazio. Allora, restiamo sulle immagini, eccoci qui tutti quanti inquadrati con questa inquadratura a 6. Allora, Gilberto Fratangelo, gol? Sembra proprio... Quindi già gol di Divito, secondo te. Silvio Tedeschi? Sono d'accordissimo, gol la palla è entrata. Quindi non di Fusco che ha ribadito in rete, ma no. Di Divito. Andiamo con Mario Oriente. No, la palla sembra nettamente in porta, insomma. Quindi si vede che ha già passato la linea. Andiamo a Termoli con Pino Somma. Pino? Questa è un'immagine fortunata, siamo fortunati perché abbiamo la limpidità del gol, del primo tiro, quello di Divito, perché poi ci sarà quell'azione incriminata che ancora non ho annunciata, ma preannuncio adesso, quella del Termoli nell'azione del possibile pareggio della Vis Pesaro contestata dai giocatori marchigiani, che poi vedremo. Va bene, allora poi lo vedremo. Andiamo a Isernia proprio con il presidente Castaldi. Presidente, dobbiamo correggere il marcatore perché probabilmente era Divito ad aver segnato. Bisogna correggere i marcatori perché c'è stato il tiro di Divito, però c'è stata poi la deviazione di testa di Forte, la palla ha toccato sotto la traversa, è entrata dentro. E poi è stato Pontarelli a mettere ulteriormente la palla in rete. Però quindi non era il marcatore è stato Forte. Il marcatore quindi ha toccato di testa Forte. Sì, no, Forte l'ha toccata per ultimo sicuramente. Quindi sul tiro di Divito c'è stato testa, adesso correggiamo anche questo naturalmente. Noi questa lo vogliamo rivedere Mario, vediamo questa deviazione di testa. Il cerchio, infatti c'è stata una spizzata, infatti se vedete proprio qui... Questo è il momento in cui c'è il giocatore che spizza proprio la palla, vede, va più in alto, proprio in questo momento qua, preciso. Eccolo qua. Cambia proprio direzione, va un po' più in alto e prende la traversa. Quindi è proprio testa che, con la testa, la manda sulla traversa. Eccolo qua, tocco del giocatore. Allora, il tocco di chi è stato? Pasquale?
Testa forte. Di forte, no? Di testa. Forte. Ah, forte. Bene. Avevo capito testa, bene. Di forte. Allora forte, c'è stata la deviazione di testa di forte e quindi gol alla fine di forte, né di Vito né di Pontarelli che poi ha ribattuto in rete. Annalisa, tutto chiaro? Tutto voi? Chiarissimo, sì sì sì, no era gol. Abbiamo visto, era gol e cioè, abbiamo ricostruito proprio insieme al Presidente la giusta dinamica di questa azione. Allora, dico sempre sia a Pino Somma che a Maria Antonietta Tortola che naturalmente aspettiamo i servizi sia del Termoli che dell'Isernia per quel che riguarda il campionato di Serie D. Per quel che riguarda l'eccellenza, Mario, non lo so, il risultato in settimana del Campobasso che ha vinto la Coppa Italia d'Eccellenza probabilmente ha rivalutato anche questo campionato, perché tutti quanti dicevamo, insomma, parecchie domeniche qui è stato detto in questa trasmissione un campionato mediocre, però alla fine il Campobasso ha vinto, a proposito della Coppa Italia nazionale, veramente scandalosa, dobbiamo dire, sia la premiazione che hanno fatto, sia la coppa che hanno dato alla vincitrice, insomma, molto meglio, 10.000 volte meglio la finale di Coppa Italia regionale organizzata dal Comitato Regionale Molise con Piero Di Cristinzi che ha organizzato una bellissima festa di premiazione. Questa di mercoledì ha fatto veramente schifo. Insomma, ma di la verità io ero presente alla partita perché c'eri. Mi sono fatto questa bella passeggiata perché volevo evadere un po' dalla vita giornaliera che faccio e devo dire che il Campobasso ha meritato di vincere, ha fatto una grossa partita, poteva finire 3-1, poi c'è stata un'indecisione del portiere e è finita 3-2. Anche l'avversario era di qualità, non perché anche loro hanno vinto il campionato in Toscana e si vedeva che era una squadra ben quadrata. Sono d'accordo con te che la premiazione mi è sembrata, senza nessuno togliere, a qualche paesino piccolo di 500 abitanti. Sembrava una cosa veramente da, voglio dire, una cosa tipo miseria e nobiltà. Una premiazione ridicola, anzi bisognerebbe fare un esposto al Presidente federale perché nel futuro si facciano delle cose migliori. Perché meno male che la Rai che trasmetteva la partita non ha fatto vedere la premiazione, perché sennò avrebbero fatto una figura veramente barbina di fronte a tutta l'Italia. E c'è stato un ottimo esodo della tifoseria, sai, 700-800 persone, forse pure qualcuno in più, di un campionato di eccellenza, la dice lunga. Come la dice lunga pure per quelle persone che parlano sempre a vampera perché dicono che il campionato di eccellenza è scadente. Io posso essere d'accordo che sia scadente su una decina di squadre, perché ce ne sono altre 5-6 che possono reggere il passo, perché il Mondidown, il Fornelli, il Sesto Campana insieme al Campobasso già sono 4 squadre che in altri campionati farebbero una bellissima figura. E questa è la dimostrazione che una squadra costruita e allenata anche bene da Farina è arrivata in campionato, non perde mai, in Coppa su 7 partite ne ha pareggiate solo 2 e 5 le ha vinte, insomma, che cosa si cerca di più? Bisogna dare merito ai giocatori, alla società, all'allenatore che hanno fatto veramente una stagione eccellente. Eccezionale. Io chiederei questa cosa anche a Pasquale Castaldi, presidente del Rocca Ravindola, che è nel nostro studio di Isernia. Pasquale, comunque è un campionato comunque diciamo di livello, anche alla luce di quello che abbiamo detto. Ha detto l'amico Mario, che saluto caramente. Probabilmente il livello medio dei campionati, se parliamo di quelli campani, laziali, regioni più grosse, sicuramente è migliore rispetto a quello molisano. Però io penso che squadre, oltre a Campobasso, che è sicuramente una squadra che può competere in tutti i campionati d'Italia, però anche squadre come la Gioventù Dauna, come Fornelli, come Sesto Campano, secondo me farebbero bella figura anche nei campionati
campani, laziali ed altri abruzzesi. È chiaro che a livello medio, poi se andiamo a vedere le squadre che lottano per la salvezza nel campionato molisano, probabilmente avrebbero maggiori difficoltà nei campionati più grossi. Va bene, allora mi dice Maria Antonietta Tortola che è pronto il servizio, questo servizio sull'Isernia, Isernia che ha perso al Lancellotta 5-1 dalla Jesina. Vediamo il servizio. Termina con un risultato pesantissimo l'incontro tra Isernia e Jesina, con i biancocelesti che escono sconfitti dal Lancellotta per 5-1. Le poche ore di allenamento sono più che mai evidenti e gli ospiti riescono a chiudere il match già nei primi 45 minuti. Veniamo alla cronaca. Il primo episodio che annotiamo è già il vantaggio ospite, assist di Rossini per Pierandrei, che viene atterrato da Pepe. Il signor Cenami di Rieti indica il dischetto. A realizzare è proprio il baby Pierandrei. L'azione più interessante dell'Isernia invece nasce da palla in attivo con Panico, che dal limite dell'area trova la respinta dell'uno ospite. Al 23esimo arriva il raddoppio ospite ed è doppietta per Pierandrei, che è brava ad anticipare il difensore di casa. Al 41esimo è ancora gol per gli ospiti, ancora il numero 9 protagonista, questo classe 96 che sigla con questo bel gesto atletico la sua personale tripletta. Sul netto vantaggio della Jesina dunque si guadagnano gli spogliatoi. E con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'Isernia torna in campo con un piglio diverso, preme sull'acceleratore, ma le reti da recuperare sono tante e tuttavia nei metri decisivi continua a sbagliare. Al 7° minuto è Calcina a sfionare l'autogol, ma la palla è di poco alta. Un minuto dopo è D'Amizia a provarci per l'Isernia, ma Tavori riesce a rifugiarsi in angolo. Ancora l'Isernia al 12esimo, Ursini trova la testa di Pepe che prende il legno, ci riprova sulla respinta ma il suo pallonetto è fuori. La risposta della Jesina arriva al 22esimo con questa bella punizione di Cardinali che si spegne in fondo al sacco per il 4-0 ospite. Al 26esimo è l'Isernia che riesce ad andare a segno con D'Amizia. Arrivati al 29esimo l'Isernia resta anche in 10 per il doppio giallo rimediato da Ursini. Al 38esimo ancora un'occasione per l'Isernia, pallonetto di D'Amizia, ma Calcina riesce a salvare. Sul capovolgimento di fronte è la Jesina, non ancora appagata dal risultato, a firmare la quinta rete. Assist di Cardinali per Carnevali che batte ancora Tomarelli. Termina così l'incontro con questa brutta sconfitta dell'Isernia sul proprio campo, con la quale aumenta sempre di più il timore della retrocessione. Anche se, al di là della salvezza sul campo, l'Isernia deve lavorare sulla salvezza al di fuori di esso. Allora, questo è il servizio, Maria Antonietta Tortola. Ecco, pregherei il nostro Danilo Scarinci, che è il nostro tecnico in studio ad Isernia, magari se possiamo vedere il calcio di rigore, il fallo all'inizio che poi ha determinato il calcio di rigore in favore della Jesina. Così lo commentiamo, magari... a distanza, però insomma Maria Antonietta, adesso al di là di questo episodio, ecco, mentre c'è, credo che Danilo Scarinci già, eccolo qui, mi pare che già l'aveva proposto, quindi facciamo un touch screen a distanza. Naturalmente c'è il fallo, credo, di Pepe. Andiamo avanti con le immagini. Pepe, il giocatore in maglia biancoceleste, che commette fallo su Pierandrei. Torniamo un attimo dietro, naturalmente. Mi riferisco a Danilo Scarinci, eccolo qui il cross, fermiamoci proprio qui perché c'è questo intervento da dietro del numero 6 dell'Isernia, si tratta di Pepe, eccolo, questo è l'intervento, ecco, andiamo avanti qui, questo è l'intervento e io chiedo naturalmente ai nostri ospiti. Allora, Mario Oriente, calcio di rigore. Il calcio di rigore netto e per me sarebbe anche l'espulsione, perché il giocatore sta davanti alla porta. È proprio l'ultimo uomo, non lo so poi se è stato preso il provvedimento di questo giocatore dell'Isernia, però il calcio di rigore è netto, perché viene da dietro, lo travolge completamente. Poi lo chiediamo, Maria Antonietta, è stato espulso? No, è stato solo ammonito. È stato solo ammonito ed ha sbagliato l'arbitro. Silvio Tedeschi? Calcio di rigore, il difensore entra in modo scomposto alla disperata e... Calcio di rigore, non c'è nessun dubbio. Gilberto? Nettissimo. Nettissimo. Andiamo a Termoli, dove saluto Damiano Manzillo. Buonasera Damiano, e ne approfitto per chiederti subito, hai visto questo episodio? Calcio di rigore, secondo te?
Buonasera anche a lei, direttore, innanzitutto, e buonasera a tutti. Sì, le immagini sono inequivocabili e rigore è netto. Rigore netto, Pino Somma. Rigore ed espulsione. Rigore ed espulsione. Andiamo a Isernia con Pasquale Castaldi. Sì, rigore netto e c'era anche l'espulsione. Maria Antonietta. Tutti d'accordo sul rigore ed espulsione. Tutti d'accordo. Andiamo a vedere anche la pagella dell'Isernia. Annalisa. Sì, abbiamo la pagella dei biancocelesti e la possiamo vedere. La pagella, in collaborazione con... Impresa di pulizie Pulirapid. Condomini, uffici, pubblico e privato. Lavori di giardinaggio. Info 320 69 12 924. Tomarelli 5, Manocchia 5, Santariello 5, Pepe anche 5, Noto 5 e mezzo, Ursini 5, Fontana 5, Cirillo 5 e mezzo, 5 e mezzo anche per Damizia e Quintiliani, Panico 5 ed entrato Mauriello e Milanese, entrambi senza voto. Allora, Maria Antonietta, credo che sia stata sancita questa retrocessione con questo 1-5. Com'era? Che si è detto negli spogliatoi? Ma atmosfera naturalmente molto pesante, c'era Rosanna Esposito che adesso ci racconterà, insomma, l'atmosfera per niente bella. Sì, l'Isernia è di fatto retrocessa, quindi insomma non è uno spettro che si deve materializzare, sicuramente insomma... L'ambiente non è dei migliori, ma penso anche che Isernia se lo meriti perché non è stata vicino a questa squadra. È un peccato veramente che si vada alla retrocessione, ma noi domenica dopo domenica abbiamo visto anche... Noi andiamo su tanti campi di calcio, no? Vediamo l'Agnone, vediamo il Termoli, vediamo il Campobasso, ma tante altre squadre di eccellenza, di promozione. Io credo che non ci sia nessuna squadra con così pochi spettatori come accade la domenica a Lancellotta, quindi a parte gli ultra e quei pochi affezionati, gli spalti sono sempre regolarmente vuoti e quindi questa è una tristezza. Significa che il calcio non interessa in questa città, perlomeno non a tutti, che poi insomma la squadra sia andata a finire così, i problemi societari li conosciamo, sappiamo che cosa ha vissuto questa squadra, lo ha vissuto anche negli anni scorsi e noi lo abbiamo vissuto con loro negli anni scorsi, c'è stato sempre qualcosa che insomma poi alla fine li ha fatti risalire, è stata sempre ripresa per i capelli alla fine e adesso si ha proprio il sentore che tutto questo non succederà. Va bene, ringrazio Maria Antonietta Tortola per questa precisazione dovuta, perché chiaramente è dovuta sull'Isernia. Noi ci fermiamo. Annalisa, hai visto passare qualche messaggio, visto che prendevi appunti? Intanto ho visto passare un messaggio tedesco, ti scrivi messaggi da solo. Non è possibile perché facciamo spegnere i telefonini qui e quindi... Per ogni messaggio ti posso dire il mittente perché conosco bene le persone. Quindi senza possibilità di errore. Sì, sì, assolutamente. Potresti dire, vabbè, però io posso testimoniare che da solo non te li mandi perché qui bisogna spegnere rigorosamente i telefonini. Poi hai visto qualche altro? Sì, la partita che si è giocata Virtus Boiano-San Leuce è finita 4-1 e chiedevano dei giovanissimi, sì. L'abbiamo detto, perché ho visto passare, dice direttore, leggi questo risultato, l'abbiamo letto, quindi crediamo di aver fatto contento anche il nostro telespettatore. Poi ho visto un messaggio che arrivava da Roma, dal Lazio, io l'ha detto prima Annalisa, ringrazio tutte le domeniche, non solo tutti coloro, e sono un pubblico veramente vastissimo che ci segue dal Molise, ma ringrazio anche tutti quelli che ci vedono, i molisani che risiedono a Roma, nel Lazio e tutti gli amici che ci seguono dall'Abruzzo e dalla parte bassa delle Marche, dove è visibile Telemolise. Ci fermiamo un paio di minuti. Ci fermiamo, un'altra breve pubblicità e ritorniamo subito qui con voi.
Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo. Le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo. Sin dalla pianta, il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo. Al passo con i tempi, nel rispetto della natura. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Rigorosamente in diretta per questa puntata numero 979 di Domenica Sport. Prima di vedere il servizio del Termoli, che rappresenta l'unica punta veramente emergente del calcio molisano in questa stagione, perché sta lottando per il secondo posto nel girone F. Chiederei a Rosanna Esposito, che saluto nel nostro studio di Isernia. So anche che oggi i giocatori dell'Isernia hanno potuto pranzare grazie a una colletta organizzata da alcuni tifosi. Sì, esatto. Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così c'è stata questa colletta, insomma, organizzata da alcuni tifosi che sono molto vicini alla squadra e veramente si stanno prodigando per raggiungere questa fine del campionato. I ragazzi si sono allenati un paio di volte questa settimana, si sono rincontrati proprio questa mattina per il pranzo prima della partita e, insomma, come ho anche detto nel servizio, è proprio evidente questa mancanza di allenamento e, insomma, non si trovano, non c'è coordinazione in campo e, insomma, ahimè, credo che insomma, la strada sia veramente molto 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 difficile. Va bene, io mi ricordo quello che ha detto la settimana scorsa Michele Di Giacomo qui in studio, che insomma a questo punto è insomma molto difficile anche pensare di ripartire dal campionato d'eccellenza, ma noi quando si tratta di squadre molisane ci auguriamo sempre che si possa ripartire. Lo ha fatto il Campobasso, non vediamo perché non lo potrà fare l'Isernia. Allora andiamo a Termoli, dove il Termoli ha vinto contro la Vispesaro 1-0. Vediamo il servizio. Torna successo in casa dopo il break con il Matelica, lo fa battendo una diretta concorrente per la zona alta della classifica. Ha battuto il Vispesaro, che si presenta al Gino Cannarsa senza il pubblico per i noti fatti di domenica scorsa contro la corregionale Isernia. Pronti via la formazione di mister Giacomaro, è determinatissima in campo. Il team giallorosso si presenta senza Manzillo, non al meglio per dolori settimanali. Al suo posto c'è la rosa in campo. Si vede già il Termoli al primo con la conclusione dalla media distanza, a cui Osso si oppone subito con la presa. 5 minuti più tardi il Termoli prova in profondità con Di Mercurio sull'out di sinistra. Il giocatore rientra in
in due volte, poi va alla conclusione con la sfera che va a lambire il palo e si spegne sul fondo. Preludio al gol, quello che arriva al minuto numero 14, la costruzione di Palumbo, l'impostazione perfetta per Miani, l'apertura per Di Mercurio smarcato, il tiro ad incrociare da parte del siciliano con il diagonale vincente che termina nella sua corsa in fondo al sacco per il gol del vantaggio della formazione giallorossa, un gol importante per il team adriatico che riesce a scuotersi e scrollarsi ogni di dosso ogni dubbio importante. Alla fine trova il vantaggio con Denis Di Mercurio e il suo quarto sigillo stagionale in questo campionato nazionale dilettanti. Termoli con la testa ben salda sulla testa e voglioso comunque di interpretare il confronto nei migliori di modi. Minuto numero 19 quando Nicro va a regalare un pallone d'oro a Pieri che si invola, si presenta tu per tu col suo ex compagno Patania che lo va praticamente a neutralizzare, gli chiude lo specchio della porta e Patania riesce ad agguantare la sfera, ma ancora Termoli. Minuto numero 20, il cross perfetto dall'out da parte di Miani con il portiere che si lascia sfuggire il pallone e Basso che non riesce a ribadire in rete, occasionissima per il Termoli, ma l'occasione più ghiotta arriva tra i piedi dei giocatori della Vispesaro, quasi mezz'ora, 29esimo al Gino Cannarsa quando Pieri riesce a provare la fucilata dalla media distanza, il pallone ribattuto dal palo, ancora Pieri con Nigro che fa cacciare dalla porta un pallone per i giocatori della Vispesaro, la sfera ha varcato la linea bianca per il direttore di gara e i suoi collaboratori, il pallone era ancora in gioco in campo, quindi non c'è rete che poi verrà però non convalidata, però i giocatori della Vispesaro hanno chiesto il gol, il palo di Palumbo prima della fine del primo tempo per le immagini montate da Alessandro Nardella e così siamo scesi nella ripresa, solo e soltanto Termoli nella seconda frazione di gioco, 17esimo, l'angolo è perfetto di Mandorino, la testa è di Palumbo che si eleva benissimo ma non inquadra lo specchio della porta, ancora solo e soltanto Termoli, minuto numero 20, viene costruita l'azione sull'out di sinistra con Di Mercurio che mette in mezzo un buon pallone, arriva Mandorino, il controllo volante, la rovesciata con la sfera deviata che termina però tra le braccia di Osso, ancora un giro di lancette e Mandorino ancora un'occasione, si crea lo spazio giusto sull'out di sinistra, rientra con il sinistro, la conclusione che Osso va a ribattere, finale di gara, 40esimo, il Termoli costruisce con questa azione in profondità di Di Mercurio che cerca lo spazio, palla per Palumbo, la sfera poi per Todino, ancora per Palumbo, tiro in corsa, palla sull'esterno del palo e la sfera che si spegne sul fondo, vince al Gino Cannarsa il Termoli che si impone sulla Vispesaro per 1-0. Allora, abbiamo visto il servizio, vediamo prima la pagella, Annalisa. Sì, direttore, dopo aver assodato che il 3-5-2 di Giacomarro porta bene, possiamo vedere, sì, funziona, possiamo vedere i voti dei ragazzi del Termoli. La pagella, in collaborazione con... Con Flogas, arriva l'energia su misura. Patania senza voto, Viterritti 6, Nigro 6, Iboggio 6,5, La Rosa 6, Fusaro 6, Di Mercurio 7, Mandorino 6,5, Miani 6, Palumbo 6,5, Basso 6 e sono entrati Todino e Santoro senza voto e Manzillo con 6. Allora, prima di farmi rivedere, ho visto già Alessandro Nardella che è pronto per il replay, per vedere quella azione, quel gol chiesto dalla Vispesaro. Ecco, Pino Somma, volevo chiederti da quando è pronto il servizio del Termoli? Poi ti dico perché ti faccio questa domanda. Forse 5 minuti. Apposta, perché siccome abbiamo da quando abbiamo visto... Siccome abbiamo ricevuto la nostra redazione... Di Roccaravindolo, l'azione di Roccaravindolo. Allora, esatto, quindi 5 minuti. Siccome abbiamo ricevuto, la nostra redazione ha ricevuto le proteste di qualche buontempone, che evidentemente è tifoso del Termoli, che noi non privilegiamo il Termoli, allora l'ho fatto dire a te e sicuramente non eravamo d'accordo. Insomma, dopo 4 minuti, dopo la pubblicità, che era pronto il servizio, è andato in onda. Primo, no aspetta, devo dire anche un'altra cosa, perché... ti faccio un'altra domanda, quanti spettatori c'erano oggi al Cannarsa? Ma adesso abbiamo avuto proprio adesso un problema con il nostro collegamento, cerchiamo di ripristinarlo velocemente questo,
questo collegamento, questo ponte con Termoli, perché ce lo facciamo dire da Pino Somma, perché invece di protestare su queste cose, magari no, c'è Telemolise che non dà spazio, che manda prima gli altri servizi, perché non si compatta un po' la tifoseria termolese con una squadra terza in classifica ad un tiro di schioppo dalla prima? Abbiamo sentito tantissime volte le proteste del presidente Nicola Cesare proprio per la mancanza di gente al Cannarsa, quindi piuttosto che pensare a queste cose, perché chi tiene veramente al Termoli la domenica non va, paga il biglietto e va a vedere la partita per sostenere la squadra del cuore? Io credo che sarebbe sicuramente meglio per tutti. Adesso poi mi avvisate dalla regia quando abbiamo, perché se no perfetto, allora mi dicono che appena sarà pronto il collegamento con Termoli rifunzionerà, naturalmente riparleremo con Pino Somma, però sono veramente cose inaccettabili queste, non le possiamo francamente accettare, perché evidentemente chi dice queste cose non sa che questa trasmissione va avanti da 29 anni e non conosce nemmeno lontanamente la professionalità con cui viene organizzata, non dal sottoscritto perché sarebbe troppo facile, ma dall'intera struttura organizzativa di Telemolise, perché fare una trasmissione del genere per quasi 30 anni vi garantisco che è un fatto probabilmente unico, non soltanto nel Molise è unico, ma probabilmente un fatto molto raro anche su tutto il territorio nazionale. Allora, in attesa di ripristinare questo collegamento, facciamo così, vediamo qualche pagella del campionato d'eccellenza, la Gioventù Dauna che ha vinto col Venafro 1-0, vero Annalisa? Sì, abbiamo la pagella del Venafro. La pagella, in collaborazione con Scuola Calcio US Venafro. Partecipazione a tutti i campionati giovanili. Per informazioni, telefono 340 55 65 649. Roncone 6, Di Lorenzo 6,5, Galardi 7, Velardi 5, Ricamato 5,5, Fascia 6, Navarro 6, Vallone 6, Patriciello 6, Sorrentino 5,5 e 5,5 anche per Fabbri. In sostituzione Scungio con 6, Taffuri 5,5 e Capaldi 6. E abbiamo il marcatore della Gioventù Dauna che ha segnato al 15° ed è D'Amore. Va bene, allora Pino, abbiamo ripristinato il collegamento, quanti spettatori c'erano? Ti faccio la domanda, oggi al Cannarsa. Sì, volevo, sì, gli spettatori credo che erano non più di 300, un 250-300, però volevo dire una cosa proprio per, non dico difendere, ma per spiegare un attimo ai nostri tifosi, anche in virtù di quello che succede la domenica. Quando si rientra in studio si fa una scelta qui, quantomeno da noi, far vedere subito il filmato oppure far vedere la cosa più importante che è il gol. Questa domenica qua abbiamo fatto vedere subito il gol, quindi la nostra redazione ha perso qualche attimo importante per far vedere il gol, quantomeno abbiamo regalato questa emozione al pubblico presente a casa e poi ovviamente con calma abbiamo fatto vedere il servizio. Va bene, mi fa piacere che hai confermato, comunque insomma ho riferito delle proteste svariate del presidente Nicola Cesare proprio per la mancanza di pubblico al Cannarsa quando il Termoli gioca in casa. Allora vogliamo vedere questo episodio, se Alessandro Nardella mi fa vedere l'azione. Allora c'è un tiro credo di Pieri, andiamo avanti con le immagini, anche qui facciamo una moviola a distanza, andiamo un attimo dietro Alessandro, perché sulla linea salva Nigro, giocatore del Termoli, quest'oggi in maglia celeste. Allora, fermiamo proprio il pallone, eccolo qui, purtroppo c'è il numero 2, credo, del Termoli, che copre un po' la dimensione dell'azione. Però credo che Nigro sia con i piedi sulla linea, me lo confermi Pino? Diciamo che quella è stata l'impressione anche mia, tra l'altro anche in diretta, proprio con Mario questo pomeriggio, con Mario e Benedetta, eravamo proprio in diretta nel momento in cui c'è stata questa azione, ho commentato allo stesso modo, Nigro sulla linea e quindi ha cacciato via il pallone là. Io poi ho rivisto questo in TV e ho sentito dal vivo tutti i protagonisti, poi magari alla fine dirò il responso finale
di questa vicenda. Va bene, allora partiamo da qui. Gilberto Fratangelo, gol o no? Sembrerebbe di no. Mi sembra che non, forse sta sulla linea, comunque non ha attraversato tutta quanta la linea. Sembra di no. Silvio? Anche per me, il difensore è stato molto bravo perché poteva anche buttarla dentro. Tu dici ha messo l'esterno del piede destro. Sì, la tocca la palla due volte. Prima la stoppa e poi la mette fuori. È stato molto bravo e secondo me ha fatto un salvataggio sulla linea. Mario Oriente? Ah, non mi sembra gol, effettivamente, anche se sta proprio al limite. Però da quella posizione sia l'arbitro sia l'assistente che sta sulla stessa linea della porta, se la palla entrava sicuramente davano il gol. Penso che non era gol. Andiamo a Isernia, Rosanna Esposito. Io vado controcorrente. Vedendo la palla sembra che sia entrata anche... Va bene, la Pasquale... sensazione è quella che sia dentro. Va bene, Pasquale Castaldi. Ma è impossibile dirlo da qui, però se l'ha presa col piede destro penso che non sia entrata, perché sembra che ce l'abbia proprio sulla linea e anticipa tutto. Poi ricordiamoci che la palla deve oltrepassare interamente la linea, quindi anche se sta leggermente dentro non è gol. Va bene, andiamo a Termoli, Manzillo. Beh, a velocità naturale non sembrava assolutamente gol, infatti l'arbitro vedo dalle immagini che ha una posizione limpida per cui poteva decidere in modo tranquillo e penso che abbia fatto la scelta giusta. Pino Somma? Allora, a me ha dato la stessa impressione che ha dato un po' a tutti quanti voi, quindi che la palla non ha varcato la linea bianca, l'ho detto tra l'altro anche questo pomeriggio in diretta, però poi abbiamo avuto i primi responsi, il primo tra l'altro è stato Amedeo, il nostro collaboratore, che era proprio in prossimità dell'azione, che ha visto che la palla ha varcato la linea bianca. Altra cosa importante, passaggio importante, l'abbiamo avuto con Pieri. Pieri e Patania hanno giocato insieme nel Palermo Primavera. Pieri mi ha garantito, tra l'altro ha rilasciato intervista a noi, che il pallone è uscito di 20 centimetri, poi alla fine sono riuscito a confessare a quattro occhi anche Patania e mi ha detto che il pallone aveva varcato la linea bianca. Se vedete bene nelle azioni, l'arbitro è coperto ed era coperto anche l'assistente, che praticamente era nella linea che delimitava il campo, perché Patania era a terra, quindi ha coperto praticamente la visuale di Nigro. Nigro, poi lo vedete, entra dentro la porta e riesce, quindi credo che il pallone abbia effettivamente varcato la linea bianca. Va bene, a questo punto Mario, lo volevo chiedere anche a te, ci ha risolto tutto Pino? Sì, a questo punto sì, si è confessato il portiere, c'è poco da dire. Noi a velocità naturale, a dire la verità, sembrava salvo il pallone, anche perché salvarlo con l'esterno, in quella posizione il 50% delle volte va in porta, quindi è anche difficile salvare un pallone del genere, però insomma se il portiere ha confessato poi... a partita finita c'è poco da aggiungere, insomma. Va bene, Annalisa, sei stata fortunata perché sì, hai mi ha avuto salvato proprio, Pino dopo ha avuto il proprio responso. Una fortuna sfacciata perché c'è stata la confessione questa volta, quindi più di questo che cosa si può dire. Allora Pino, vogliamo fare qualche domanda al Damiano Manzillo? Sì, la prima cosa che volevo chiedere a Manzillo, giocatore eccezionale, oggi tra l'altro il pubblico quando non l'ha visto in campo lo ha reclamato dicendo mancano le geometrie di Manzillo, lui non è stato poco bene questa settimana, però la domanda che volevo chiedere a Manzillo, visto che lui è napoletano ma il metà cuore suo è molisano, visto che ha giocato nell'Isernia e nel Termoli, fa dolore sapere di questa situazione dell'Isernia che oramai sta per lasciare il campionato nazionale dilettante, tu che ci hai giocato? Beh sì, dispiace un sacco della situazione, poi vedere una piazza come Isernia fa sempre un po', diciamo, tristezza. D'altro canto la situazione generale calcistica non è delle più rose, quindi mi sorprende però un po' il fatto che la città si sia un po' distaccata da quello che è la squadra e questo fa pensare. Senti, questo Termoli ha ripreso la corsa, l'ha fatto bene domenica scorsa, ha continuato oggi, a parte questo episodio, ma poi tra l'altro l'hanno confermato pure i giocatori della Vispesa, la vittoria del Termoli c'è tutta, l'abbiamo vista anche nelle immagini, un segnale importante di una squadra che vuole raggiungere e ha l'obiettivo di raggiungere il secondo posto. Sì, assolutamente sì, siamo incappati
in una defaianza con il Matelica in casa, ma questo non, assolutamente non ci ha colpito, anzi siamo consapevoli della nostra forza, del nostro gruppo, sappiamo quello che dobbiamo fare quando siamo in campo e abbiamo come unico obiettivo quello di arrivare ai secondi, di cercare di fare il massimo, perché è nelle nostre possibilità. Una squadra che gioca a memoria, quella del Termoli, sembra aver trovato proprio quella che mancava alla squadra, quel po' che è mancata nei mesi di dicembre e gennaio. Adesso una squadra che gira alla grande a memoria, forse veramente il rammarico è di aver perso troppi punti per strada. Beh sì, quello di gennaio è stato un mese particolare, condito anche dalle squalifiche di Macerata. Ci sono stati dei diversi innesti nuovi, poi gli schemi di mister Giacomaro non sono facili da assimilare subito, quindi abbiamo avuto un po' di tempo per un po' assimilare il tutto, diciamo. Però adesso siamo lì, siamo consapevoli della nostra forza e ce la giocheremo fino all'ultimo. Volevo fare una battuta finale per quanto riguarda quelle voci che si stanno ripercuotendo un po' in città, quelle che tra l'altro abbiamo dato anche noi in TV, dei possibili avvicendamenti societari. Nicola Cesare, il presidente del Termoli, ci ha rilasciato una bellissima intervista questo pomeriggio che la nostra redazione manderà nei prossimi giorni, che illustra un po' quello che sarà il futuro del Termoli Calcio. Una cosa è certa, che si sta lavorando per dare continuità all'ambiente, al calcio termolese, si sta lavorando proprio per cercare di dare qualcosa di importante a questa città che calcisticamente vuole raggiungere obiettivi che finora non ha mai raggiunto. E questo naturalmente ci fa molto piacere. Allora, sempre per il campionato d'eccellenza, Annalisa, c'è un'altra pagella perché la Lifi ha battuto 2-1 il Gamba Tesa. Sì, e possiamo vedere la pagella del Gamba Tesa. La pagella, in collaborazione con Pizzeria Bembè, via Nazionale Gamba Tesa. Bruschetteria, friggitoria, pizzeria con forno a legna, solo con prodotti molisani. Centro Estetica e Benessere Elena, luce pulsata per depilazione definitiva, a Larino. Info 0874 823086. Capobianco 6, Tronca 6, Disciglio 6, Del Zingaro Gaetano 6, Cinquino 6 e mezzo, Danielao 6, Amorosa 6, 6 anche per Monte, Del Zingaro Mauro 6 e mezzo, Di Criscio 6 e mezzo, Del Re 6 ed entrato Ottaviano con 6 e Tronca e Florio senza voto. E anche per questa partita abbiamo i marcatori per la Life, assegnato al 29esimo Di Leone e all'84esimo Miselli, mentre per il Gamba Tesa ha segnato Del Zingaro Mauro su rigore. Va bene, io vorrei chiedere a Pino Somma, Pino, ma Manzillo, Damiano Manzillo si trattiene con noi? Sì, stai con noi ancora, sì. Sì, ancora qualche minuto, poi ci lascerà. Va bene, allora Annalisa, ci fermiamo un paio di minuti. Sì, un'altra piccola pausa e ritorniamo subito qui. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Dall'antica sorgente molisana di Castel Pizzuto, acqua Castellina, una ricarica di benessere. Castellina, l'acqua oligominerale che aiuta l'organismo a depurarsi in modo naturale e a restare in forma. Acqua Castellina, la regina delle acque. Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Ferentinum Club, corsi di mini basket, scuola calcio, ginnastica ritmico sportiva, mini volley, ginnastica per adulti e terza età, corsi di ballo, zumba, caraibici, palazzetto dello sport, nuova comunità Ferrazzano.
Pizzeria da Libero, a Busso, in via Manzoni. Pizzeria con forno a legna. Prenotazioni 0874 44 72 16. Silvano Ciccarella, lavorazione articoli rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano, info silvanoc@tiscali.it. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino. Preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale telefonando al numero 0874 46 11 81. Prefabbricati Tappino. Zona industriale Toro. Un'esperienza pluriennale. Al vostro servizio. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, torniamo sempre in diretta qui dagli studi di Telemolise per questa puntata numero 979 di Domenica Sport. Allora, dunque, cominciamo a vedere anche altri servizi, le Acli che hanno battuto il Cerce Maggiore 3-1. Vediamo il servizio. All'antistadio Acli i padroni di casa superano 3-1 il Quercus Cerce Maggiore, vittoria meritata per i ragazzi di Carmine Rienzo che arrivano a quota 42 punti in classifica proprio al pari del Cerce Maggiore. Andiamo con la cronaca del match. Al sesto minuto gol fantasma, punizione di Vena sul secondo palo, colpisce Viglione di testa, sembra gol, Granata riesce a salvare, sfera dentro o fuori, la Moviola chiarirà ma sembra aver varcato la linea di porta. Per Bruscino di Campobasso si può proseguire. Al tredicesimo palla vagante in area, di corpo velocissimo ruba il tempo a Zappone che entra in modo falloso, rigore sacrosanto. Dal dischetto Capitan Viglione realizza il punto dell'1-0 spiazzando Granata. Succede un caos assurdo però, Caruso, rigorista delle Acli designato, decide di non voler continuare l'incontro abbandonando i compagni. Mister Rienzo è costretto al cambio dentro Delia. Il Quercus non riesce a manovrare, Acli bene in partita, giusta la concentrazione dei ragazzi di casa. Al 27esimo arriva il 2-0 di corpo dalla destra, pallone morbido per l'inserimento di Alex Minichillo che brucia tutti e insacca sul secondo palo. Altra marcatura stagionale per il bomber delle Acli. 31esimo, che bella la giocata di La Penna, percussione centrale, dribbling e destro a giro di poco alto. 40esimo, prima azione per il Cerce Maggiore, mischia in area di rigore, sfera per Lombardi, a colpo sicuro salvano Delia e Vitone. Nel finale di tempo Zurlo va in sforbiciata, Vitone si salva in qualche modo. Passiamo alla ripresa, il motivo dell'incontro non cambia. Al 13esimo Francesco Nardacchione da sole, bella azione di poco, alta la sua conclusione. Al 17esimo clamoroso tris delle Acli, 1-2 Viglione Vena, tiro del primo, risposta di Granata. La sfera non esce, la recupera Zappone che si addormenta e serve di fatto Tucci che in un fazzoletto salta Facchino e infila Granata per il 3-0. Due minuti dopo Perrella, difensore delle Acli, rifila un calcio a Zurlo, rosso diretto e locali in 10. 22esimo superazione di Zurlo, numeri a non finire, in area sposta la sfera, Delia scomposto, penalti netto, Zurlo dal dischetto accorcia le distanze. L'ultima occasione arriva al 27esimo, il neo entrato qui ci fa partire un gran destro, palo secco, poi Francesco Nardacchione non riesce a deviare in rete. Al triplice fischio è gioia per i ragazzi di Carmine Rienzo, attesi dalla trasferta a Toro precisamente giovedì. Per il Quercus Cerce Maggiore è la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Allora, io vorrei dire intanto una cosa, però cioè, vi prego di essere rapidi perché abbiamo parecchi servizi ancora da vedere, ma questo che ha fatto il difensore delle Acli? Cioè, non gli hanno fatto tirare il rigore e se n'è andato. Ha preso un raptus. Ho capito bene, ha preso un raptus. Un raptus notevole, insomma, perché un allenatore può decidere in qualsiasi momento. Ma sono cose da pazzo. Al di là che poteva anche essere lui il rigorista, però probabilmente sul campo l'allenatore decise diversamente, perché ha voluto far calciare a un altro
magari l'ho visto nervoso e l'ho dimostrato che era nervoso. Vabbè, con la presa se n'è andato. Se n'è andato, cioè una cosa assurda. Silvio, sono cose da matti o no? Purtroppo dispiace perché Caruso lo conosco, è un bravo ragazzo. Ma a te non è mai capitato? No, assolutamente. Ti hai chiesto, te ne sei andato? No, no. Gilberto, a te è capitato? No, mai. Sono cose insomma che fanno male a uno spogliatoio, insomma magari ci auguriamo tutti. Vabbè, per le altre. Detto cambiami, una cosa perché così. Che l'unica cosa da fare, quale sarebbe? Io chiedo anche a Manzillo che mi sta vedendo, sta sorridendo, io lo vedo sul monitor di controllo. Manzillo, sono cose, cioè capitavano queste cose qualche tempo fa, dammi una parola di conforto. Ma direi proprio di no, direttore, perché innanzitutto c'è il rispetto per i compagni, per il gruppo, e questi atteggiamenti vanno un po' ad essere distruttivi. Sicuramente. Pasquale Castaldi? Ma sicuramente ha mancato il rispetto al mister innanzitutto, ma anche ai suoi compagni e soprattutto a chi ha dovuto tirare il rigore, insomma. Vabbè, sono cose però assurde. Se l'allenatore decidesse di fare uguale, di non farlo giocare più, io credo che dovrebbe accettarlo con la stessa tranquillità. Le Agli, insomma, un giocatore delle Agli, fosse stato un giocatore di qualche... Ma io penso, guarda, adesso non per voler dire, però io penso che se ieri pomeriggio fosse stato insieme a noi Antonello Toti, io penso che finiva male ieri. Ah, sono convinto che questo ragazzo non giocava più. Io non lo so, penso, da come ho conosciuto Antonello Toti, penso che sarebbe finita male. Allora, abbiamo la pagella delle Agli. Sì, anche per le Agli abbiamo i voti dei ragazzi e li vediamo subito. La pagella, in collaborazione con Scuola Calcio Acli, al servizio dei ragazzi dai 5 ai 18 anni. 45 anni di storia, di tradizioni e di successi. Vitone 6, Penta 6, Caruso 5, Tucci 7, Iasevoli 6,5, Perrel 5 di corpo 6,5, La Penna 6,5, anche per Minichillo 6,5, Vena 6, Viglione 6,5 ed entrato Delia con 6,5, Guglielmi 6 e Fraracci senza voto. Allora vedete, il ragazzo era Caruso, noi gli abbiamo messo 5 per rispetto alla società, devo dire la verità, perché insomma un atteggiamento del genere meritava veramente un voto bassissimo, insomma, roba che mettevamo noi fino a qualche anno fa, poi ci siamo calmati anche noi. Allora, qui c'è un episodio, Mario Faraone. Mario? Sì, abbiamo un episodio, eravamo sullo 0-0, c'è un calcio di punizione di Vena, lo vediamo a velocità normale, colpo di testa di Viglione e il portiere che salva sulla linea no, lo rivediamo al rallentatore, questo calcio di punizione di Vena, il colpo di testa. Qui vediamo e qui blocco perché torniamo un attimo indietro. C'è il numero 7 però che non consente una facile visione. Molto simile all'episodio di prima. Io blocco proprio qui, ecco. Vediamo un pochino il punto esatto che è questo qua. Allora, gol? Ragazzi, gol? Mi ricorda il gol del Milan con la Juventus con Buffon. Simile. Penso che sia gol. Perché il portiere è andato all'interno della porta, il che vuol dire che il pallone stava all'interno. Poi abbiamo un'altra confessione qua. Silvio? Gol, assolutamente gol, perché si vede. Gilberto? In questo caso devo andare un po' controcorrente. Non sono convintissimo della situazione, perché poi conoscendo Granata sembra aver fatto un grande intervento, più che altro, è completamente sbilanciato dentro la porta, ma con le mani verso, diciamo, l'interno del campo, sembra abbia fatto un miracolone. Tu dici che non era gol. Andiamo a Termoli con il nostro amico Damiano Manzillo. Diretto, secondo me non è gol, perché in una frizione prima ho visto il portiere stava con i piedi, diciamo, circa quasi un metro, mezzo metro dalla linea di porta, quindi secondo me ha fatto un grosso intervento. Pino Somma? Sono d'accordo anch'io, Granata ha fatto un grande intervento, la palla si è avvarcato la linea, non completamente, quindi non è gol. Pasquale Castaldi? Ma lì solo il guardialinee può vedere se la palla è entrata o meno, anche l'arbitro non penso, perché
si trova in una posizione svantaggiata. È difficile dirlo perché si è lontani e poi si è anche imballati da due giocatori. Va bene, chi c'è? Rosanna Esposito, vuoi dire la tua? Ma a me non sembra gol. Sembra che il portiere sia stato bravo a tenerla fuori. Annalisa, non è facile. No, a me sembra che le mani del portiere facile, siano fuori dalla porta, dall'area, quindi credo che non sia gol. Tu pensi che secondo non è me gol? No. Mario, giura di dire tutta la verità, secondo te? Verità. No, io mi fido del parere del portiere, quindi e Gilberto. Penso che sia buona, dai, sia salva. Va bene, andiamo avanti. Il Matese, capolista del campionato di promozione, ha vinto 6-1 contro il Toro. Qui abbiamo la pagella del Toro. Sì, abbiamo la pagella del Toro. La pagella, in collaborazione con Molise Distributori Automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. Di Stasi 6,5, Parziale 6, Ruffini 6, Giliano 5,5, De Medici 5,5, Leccese 6, Cannavina 5, Longo, non ricordo il nome, Longo Gianfranco 6, Paduano 5,5, Marsilio 5,5, Longo Fabio 5, D'Entrato Ferrara con 6, De Rosa e Mignogna senza voto. E qui abbiamo i marcatori per questa partita che sono stati, per quanto riguarda l'Hermes Toro, Raucci che ha segnato al 64esimo, mentre mentre per l'Hermes Toro ha segnato al 20esimo di Matteo, al 25esimo Ricci, al 35esimo Sant'Angelo, al 55esimo Marsilio e al 70esimo Spinete. L'ultimo gol è stato segnato da Natale all'80esimo. No, no, Spinete, ma Matese, Sporting Matese. Va bene, andiamo avanti perché sennò ha mischiato un po' le cose. Rischiamo parecchie situazioni. Allora, andiamo adesso a vedere. Abbiamo qui anche Silvio Tedeschi, 0-0 del Riccia contro il Castelmauro. Vediamo il servizio. Il Riccia costruisce ben 17 occasioni da rete, ma alla fine non riesce a sfondare il muro retto dal Castelmauro. Riccia Castelmauro termina dunque 0-0, una partita dominata dal primo all'ultimo minuto dalla formazione di casa, che però non trova mai la via della porta. Il Riccia gioca subito bene e dal settimo crea una grande occasione con Buonanno che si gira e serve Tedeschi, che tutto solo si presenta davanti a Vecchio, pallonetto e palla che termina alta. Al decimo, corner di Ponte Landolfo, colpo di testa di Paolo Antonio e Vecchio in qualche modo respinge con i pugni. Un minuto più tardi, Ponte Landolfo al centro per Tedeschi, il quale serve Mancini, gran tiro del centrocampista e palla che colpisce il palo. Al diciottesimo, ancora Tedeschi, se ne va via sulla sinistra, cross, buco di Campofredano, palla per Buonanno che tutto solo prova il tiro ma la palla termina alta. Al 24esimo, tiro di Buonanno, Vecchio si complica la vita, la sfera arriva a Mancini, contatto tra il portiere e il numero 8 di casa, ma l'arbitro lascia correre. Al 25esimo, Ciccotelli fugge sulla destra, cross al centro, colpo di testa di De Simone e il pallone non inquadra lo specchio. Mentre al 38esimo, Buonanno per Mancini, tiro a botta sicura, rimpallo e calcio d'angolo. Al 41esimo, ancora il Riccia a menare le danze con palla verso Buonanno che si gira in un fazzoletto il suo diagonale con la palla che sfiora il palo. Mentre al 42esimo c'è un episodio dubbio, Tedeschi se ne va via sulla sinistra, mette a sedere un difensore, poi palla al centro, Ciccotelli fa gol, ma l'arbitro, il signor Matarese di Termoli, annulla per fuorigioco di quest'ultimo. Ultima chance del primo tempo, sempre per il Riccia, con questo tiro di Buonanno e di Nuoscio che salva sulla linea di porta. Nel secondo tempo la musica non cambia con i padroni di casa che continuano a imperversare. Al terzo, Buonanno imbecca Tedeschi, il quale fa partire questo tiro cross, la palla attraversa tutta la porta ma non c'è nessuno pronto a metterla dentro. Al 20esimo, Buonanno si trova tutto solo davanti a Vecchio, il tiro e il portiere con il petto gli copre lo specchio della porta.
Poco dopo, su questo calcio d'angolo, Antonello Palantonio prende l'ascensore, colpo di testa, ma la palla colpisce in pieno la traversa. Dopo qualche minuto di stasi si riprende ad attaccare per la formazione di casa. Al 30esimo Buonanno fa la sponda per Ponte Landolfo, altra grande conclusione e altra parata di Vecchio che si esalta. Al 37esimo il nuovo entrato Polzella ci prova su punizione, ma Vecchio gli risponde ancora picche. Gli ultimi minuti vedono il Riccia ancora attaccare, ma non ci sono possibilità di fare gol. Al 42esimo Polzella prova il tiro da fuori, ma lo specchio non viene preso. L'ultima chance, quella più clamorosa, arriva al 46esimo. Ancora un calcio d'angolo di Ponte Landolfo, ancora un colpo di testa, questa volta di Buonanno, la palla colpisce la traversa e Vecchio si salva in qualche modo. Finisce così con il Riccia che non c'entra tre punti che sarebbero valsi in sostanza la promozione. Comunque giovedì si ritorna in campo, trasferta a Campobasso contro il Campo di Pietra. Lì la formazione di Barometro potrebbe trovare il lasciapassare per l'eccellenza. Mi viene da dire solo una cosa, Silvio Tedeschi, ma avete mangiato oggi a pranzo? Purtroppo queste partite... Ma quanti gol vi siete mangiati, ragazzi? Sono partite strane, si poteva giocare... Vabbè, la mia è una battuta. Sì, sì, ma quando la palla non vuole entrare c'è poco da fare. Tre legni, sono gol... Anzi, è andata bene che non abbiamo perso, perché poi alla fine ti capita pure di perdere. Però capita che insomma ci stanno veramente giornate in cui... Ma tu, perché per esempio ho visto il tuo pallonetto proprio all'inizio, insomma quello di solito non lo sbaglio, io ti ho visto giocare parecchie partite. Purtroppo oggi è andata fuori, dispiace perché comunque poteva essere l'1-0, però l'importante è la reazione, abbiamo creato tanto e noi siamo convinti di farcela. Va bene, allora abbiamo le pagelle qui. Sì, vediamo prima la pagella del Riccia. La pagella, in collaborazione con... Moffa Turismo e Servizi, vendita e cambio gomme, officina meccanica per auto e mezzi pesanti, esperienza e professionalità a Riccia. Vi scusi, senza voto, De Simone 6, Ponte Landolfo 6 e mezzo, Ferraiuolo 6, Di Lallo 6, Morrone 6, Ciccotelli 6 e mezzo, Mancini 7, Buonanno 6, Ponte Landolfo 6 e mezzo, Tedeschi 6 ed è entrato Polzella con 6 e Morrone Emanuele 6. Ed ora possiamo vedere anche la pagella del Castelmauro. La pagella, in collaborazione con... Bar della Posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria, a Termoli, in via Mario Milano. Vecchio 7, Tufilli 6, D'Angelo 7 e mezzo, Consiglio 6, Campofredano 7, Dionisio 7, Notaro 6, Di Nuoscio 6, 6 anche per Trolio, Coppola e Manes, ed è entrato D'Angelo senza voto. Mario, c'è il giorno che sbagli tutto. Ma sono giornate particolari, nel calcio ci stanno queste partite che ti va tutto storto. Chiaramente vedendo il filmato si poteva fare una goleada e non è stato fatto nemmeno un gol. Lo dicevo prima a bocce ferme a Tedeschi che meno male che non l'avete persa, perché chiaramente queste partite poi hanno sempre la storia di una mezza palla a gol per l'avversario e ti fanno pure il gol, insomma. Alla fine ci si aggiunge. Comunque il Riccia deve guardare avanti, mancano tre partite, penso che deve centrare questi 4-5 punti che la mettono al sicuro per non fare i playoff. Vabbè, in attesa di vedere un episodio del Riccia, abbiamo il pareggio, qui abbiamo il portiere del Campo di Pietra, Gilberto Fratangelo, 2-2 a Spinete, tra Spinete e Campo di Pietra. A questo punto del campionato un punticino per uno non fa male a nessuno, oppure sì. Al comunale di Spinete i padroni di casa, a tratti non pervenuti nel primo tempo, hanno poi ritrovato carattere, e che carattere nel secondo. Volontà e determinazione hanno colorato il vantaggio dei ragazzi di Varanese con un entusiasmo assopitosi con il rigore. Ma andiamo alla cronaca. Dopo 60 secondi il Campo di Pietra pensava di chiudere già con solo questo gol la partita. Da fallo laterale Luca Cretella incolla il pallone al piede, in rovesciata insacca la sfera lì dove Pilenza non può arrivare neanche in tuffo. Da qui il gruppo di Civico si chiude a difendersi, mentre lo Spinete stenta a farsi notare, pregno di timidezza. Al 20esimo l'occasione la trova Rossetti, ma qui è bravo Fratangelo a incastonare tra i suoi guantoni la sfera.
Nel secondo tempo scende in campo un altro Spinetti e la timidezza agonistica sembra smarrita. All'11esimo Princic serve Rossetti che tenta di nuovo di bugerare Fratangelo. E poi ancora al 22esimo Rossetti fa tutto da solo e con estrema eleganza serve ancora Princic che però non trova lo specchio della porta. Al 25esimo il risultato si sblocca, il giovane Minotti riporta l'equilibrio in campo. Su punizione di Gianni Roberto, Minotti di testa gonfia la rete avversaria. Lo Spinetti continua a crederci e fa bene. Stavolta il gol è a firma del buon Princic che, servito magistralmente da Pace, non sbaglia e castiga Fratangelo. E proprio mentre si lotta a denti stretti, Jacopo Antono commette fallo su Cretella in area. L'arbitro non ha dubbi, al 37esimo dal dischetto Cretella non sbaglia, archiviando così la doppietta di giornata. Nel secondo tempo lo spettacolo è stato assicurato al pubblico, peccato soltanto che a questo punto poca chiarezza è stata resa alla classifica. Ci sarà ancora da sudare e non poco, sia per lo Spinetti sia per il campo di pietra. Una unica cosa è certa, entrambe le società vogliono ancorarsi al campionato di promozione. Allora, bella partita, no? Bella partita tirata, si vedeva che era uno scontro diretto, ci teniamo entrambe a fare bella figura, insomma era importante fare il risultato. Onestamente il pareggio ci permette a entrambe di restare in scia, ma nessuna delle due squadre è riuscita a dare una svolta a questo finale di campionato. Noi stiamo giocando e stiamo andando avanti con delle grandi assenze. Ci mancano Andrea Pasqualone che è fuori per lavoro, ci manca Elio Perrella che si è fatto male, si è rotto, al quale vanno i miei auguri per una pronta guarigione. Abbiamo la fortuna di avere una Juniores che è arrivata in semifinale del campionato Juniores e ci danno ogni domenica una grandissima mano e scendiamo sempre in campo con 4-5 fuori quota che sono di un altro livello. Va bene, abbiamo le pagelle qui. Abbiamo entrambe le pagelle, vediamo prima quella dello Spinetti. La pagella, in collaborazione con... La casa dei vostri sogni da oggi è una realtà. A Boiano è arrivato MG Arredamenti. Mobili e complementi di arredo delle migliori marche sono disponibili nel nuovo ed elegante showroom in via di Biase. Pilenza 6, Jacopo Antuono 6,5, Diamante 6,5, Gianni Roberto 6,5 e 6,5 anche per Minotti, Manna 6, Princic 7, Tasillo 6,5, Colalillo 6,5, Rossetti 7, Ciamarra 6,5, in sostituzione Romano con 6, Jacopo Antuono 6 e Pace 6. Ed ora possiamo vedere anche quella del campo di pietra. La Pagella, in collaborazione con... Parafarmacia De Socio, centro commerciale M2, per la tua salute, per il tuo benessere, per ogni esigenza sanitaria. Fratangelo 6, De Pasquale 6, Marro senza voto, Bredice 6, Vasile 6, Cefaratti 6,5, Grazia 6, Fagnano 7, Izzi 6,5, Cretella 7, Nolasco 6 ed entrato Minicucci con 6, Ramacciato 6,5 e Grosso 6. Allora, se torniamo un attimo alla partita del Riccia, Mario, c'hai un episodio, vero? Dal presupposto che non è semplice perché abbiamo un angolo un po' insomma particolare, però andiamo avanti con le immagini, c'è la progressione di Tedeschi sulla fascia sinistra che rientra, poi c'è il cross e il gol di Ciccotelli, numero 7, annullato. Andiamo un po' indietro e vediamo che il numero 7 del Riccia è più avanti del difensore che è il numero 3 del Castelmano. Esatto, quindi questa è l'unica, diciamo, dove possiamo fare il fermo il immagine. Il pallone era già partito, però diciamo che era già abbastanza più avanti. Esatto. Diciamo così, partiamo da Termoli con il nostro amico Damiano Manzillo. Beh sì, come ha detto lei, direttore, bisogna vedere nell'attimo in cui parte la palla, perché vista così l'attaccante è influente nell'azione, quindi è una posizione attiva di fuorigioco, quindi una chiamata giusta. Pino Somma? Sì, sono d'accordo anch'io, secondo me era fuorigioco. Pasquale Castaldi? Sì, sembra anche a me fuorigioco, sì.
Rosanna Esposito? Anch'io d'accordo sul fuorigioco. Andiamo qui, che lasciamo per ultimo naturalmente Silvio, che poi vediamo se ci dice la verità. Gilberto? Abbiamo la confessione qua, e ha detto che era fuorigioco. Già l'ha detto. No, è la mia sensazione questa. La tua sensazione è che era fuorigioco? Sì, sì. Mario Oriente? Ma diciamo così scherzosamente, è fuorigioco. Però ce l'ha messo lui in fuorigioco, perché ha voluto rientrare sull'altro piede e ha portato la palla un metro di qua, perché se gliela dà col sinistro probabilmente non c'era il fuorigioco. Confessi? Fuorigioco, sì. Ma visto così, sì, sembra... No, visto sembra, così. Visto dal campo, no, per me era buono. Per te era buono dal campo. Però perché adesso l'ha rivisto. Sì, però la palla parte 3 secondi prima. Qui. Sì, però lui è già tutto avanti, eh. È chiaro che può succedere di tutto, no, però... Sì. Noi l'immagine larga non ce l'abbiamo, abbiamo chiesto la confessione. Va bene, allora il Molise ha pareggiato 2-2 con il Casalnuovo, vice capolista del campionato di promozione. Vediamo il servizio, vero Annalisa? Sì, abbiamo il servizio di Rossella Manocchio. Al nuovo antistadio il match tra FC Molise e Casalnuovo termina sul risultato di 2-2. Padroni di casa che nella ripresa sfruttando l'inferiorità numerica riagguantano un pareggio fondamentale per la classifica. A dirigere l'incontro il signor Giuliano di Termoli. Primo giro di lancette sono subito i ragazzi di Giorgio a rendersi pericolosi. Colella riceve palla e prova la conclusione alta sulla traversa. Al nono la risposta degli avversari che passano in vantaggio. Cross di Spatola al centro per Salino, che davanti lo specchio non fallisce per l'1-0 del Casalnuovo. Grande entusiasmo per la squadra che con una vittoria permetterebbe di portare a casa la promozione. Al 30esimo l'FC Molise ha la possibilità di pareggiare. Fallo in area di Palumbo su Amorosa per Giuliano e calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 10 grigio-rosso e sinistro parato da Francavilla che intuisce l'angolo. Dopo 2 minuti sempre Amorosa prova a farsi perdonare per il rigore fallito. Riceve palla dalla destra, si accentra e sinistro che va di poco al lato. Al 37esimo le sorti del Casalnuovo si complicano, fallo di Palumbo su Di Claudio ed espulsione per doppio giallo. Pugliesi quindi in 10 uomini. Al 40esimo gli ospiti però raddoppiano su un calcio di rigore, fallo in area di Tromba su Mancino per il direttore di gara e calcio di rigore. Dal dischetto va Salino che realizza la sua doppietta personale ed il 2-0 per la sua squadra. Prima dell'episodio del rigore però l'FC Molise recrimina un fallo di mano dello stesso Mancino che avrebbe interrotto il gioco evitando il tiro dal dischetto. Termina così il primo parziale del gioco. Nella ripresa con le immagini di Daniele Ricciuto, l'FC Molise prova subito ad accorciare le distanze al 7esimo, con un calcio di punizione di Amorosa, conclusione che va di poco fuori. Altra occasione per i padroni di casa al 14esimo, sempre su calcio piazzato, questa volta a provarci è Di Claudio, ma tiro che prende in pieno la traversa. Al 16esimo il Casalnuovo perde un altro uomo in campo, fallo di D'Emilio su Gianfagna e ospiti che restano in 9 uomini per rosso di D'Emilio per doppia ammonizione. Al 27esimo calcio di punizione per i grigio-rossi, Sconziano dal limite al centro per Cappelletti che non ci arriva di un soffio con Francavilla che blocca. Al 32esimo l'FC Molise accorcia le distanze, Amorosa al centro per Di Claudio che fa fuori l'avversario e va a realizzare il gol del 2-1. I ragazzi di Giorgio iniziano a credere nel pareggio che non tarda ad arrivare. Al 35esimo cross di Amorosa per Gianfagna che di testa va a realizzare la rete del 2-2. Termina così l'incontro con un pareggio che tutto sommato sta bene all'FC Molise che contro la seconda della classe si aggiudica un punticino utile per la zona salvezza, punto che sta stretto invece al Casalnuovo che sperava nei 3 punti per la matematica promozione nel campionato d'eccellenza. Allora, veramente rocambolesco questo 2-2, abbiamo la pagella del Molise. Sì, abbiamo la pagella dell'FC Molise, la possiamo vedere. La pagella, in collaborazione con... Area di servizio Mascione, bar, breakpoint, sala slot, servizio pagamenti bolletti online, a Campobasso. Disisto 6,5, Varsalone 6,5, Polzella 6, Galatimarco 6,5, Tromba 6, Ciarlariello 6, Galatiluca 6,5, Colella 6,5, Di Claudio 7, Amorosa Nicola 6,5, Sconziano 6 ed è entrato Gianfagna con 6,5, Cappelletti 6 e Medoro senza voto.
Allora, abbiamo anche un'altra pagella perché la Maronè ha battuto 3-0 il Real Termoli, vero Annalisa? Sì, abbiamo anche qui una pagella che è quella del Real Termoli. La pagella, in collaborazione con... Tecnolamp, di Carmine D'Angelo, impianti elettrici, via Inghilterra 16 a Termoli. Trattoria L'Antica Pignata, specialità carne e pesce, a Termoli, in via Sardegna. Galasso 5, Cannito 6, Gatta 5, Mascilongo 5, Marcovicchio 5, De Gregorio 6, Tiscia 5, Donofrio 5,5, Impicciatore 5, Zara 5, Mucci 5 ed è entrato La Fratta con 6 e Bellissario 6. E per questa partita abbiamo i marcatori: per la Maronè ha segnato al 5° minuto Scampamorte, al 15° Di Lollo e ancora Di Lollo, entrambi i gol di questo giocatore sul rigore. Va bene, allora adesso ci fermiamo un paio di minuti perché la nostra troupe è tornata da Montenero soltanto in ritardo, quindi subito dopo la pubblicità vedremo la vittoria per 3-2 del Campobasso sul Montenero, che sancisce matematicamente anche la vittoria, oltre che acquisita sul campo della Coppa Italia, è matematica adesso la vittoria del campionato d'eccellenza. Tre partite, quindi è matematica. Ho visto anche passare un messaggio: abbiamo parlato una settimana dalla Coppa Italia, della vittoria del Campobasso in Coppa Italia, tutti i giorni interviste speciali, adesso faremo uno speciale. Comunque accetto anche chi scrive che ne abbiamo parlato poco. Vorrà dire che la prossima volta magari chi l'ha scritto, se sta un po' più attento alle trasmissioni di Telemolise, probabilmente non lo scriverà più. Io saluto, credo, nella redazione di Termoli, Damiano Manzillo. Damiano, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo. Crepi, grazie mille direttore a lei, un saluto a tutti quanti. Grazie al giocatore del Termoli e in precedenza anche dell'Isernia. Annalisa, noi ci fermiamo un paio di minuti. Un altro breve break per noi e per voi e ci ritroviamo qui tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Per i tuoi momenti speciali, scegli Faga Gioielli. Da Faga Gioielli troverai i migliori brand di preziosi: Swatch, Bray, Liu Jo, Hip Hop, One, Brosway, Diesel e tanti altri. Faga Gioielli è a Isernia, presso Centro Commerciale in Piazza, e a Venafro, in Corso Campano 62. Faga Gioielli, il migliore amico delle donne. Centro Radiologico Potito, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di medicina fisica riabilitativa e fisioterapia. Centro Radiologico Potito. Campobasso. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, subito in diretta, puntata numero 979, Mario Faraone. C'è stato un calcio di rigore molto contestato dall'FC Molise. Vogliamo vedere? Sì, partiamo con le immagini
in formato reale, c'è questo calcio di punizione, poi guardate, c'è il netto, proprio il tocco di mano, non tanto il secondo episodio, ma il primo, possiamo tornare indietro. Vabbè, dopo l'arbitro ha visto questo e qua sì. C'è, mi sembra, il calcio di rigore. Esatto. La domanda è un'altra, che prima di subire il fallo, mi pare si chiami Tromba, può darsi? Può essere? Sì, sì, Tromba. Sì, Tromba. Prima di subire fallo si è aggiustato il pallone con la mano. Vediamo Mario. Eccolo qua, diamo anche al rallentatore ed è netto praticamente. Lo tocca prima con la gamba sinistra e poi con il braccio destro, eccolo qua. Allora, io poi lo dico che penso. Allora, cominciamo da Pasquale Castaldi. Pasquale, per te è rigore? No, no, è rigore, cioè doveva essere interrotto prima il gioco. L'attaccante, per cui bisognava fermare prima l'azione e dare la punizione all'FC Molise. Va bene, tu la pensi così, Rosanna Esposito? Ecco, sì, si doveva considerare l'altro fallo di mano. Andiamo da Pino. Quindi, Somma. Doveva essere interrotto prima il gioco. Pino Somma. Ma non so se il fallo di mano sia una conseguenza, nel senso che sia stato spostato, non... Va bene, non lo sai. Sentiamo qui Mario Oriente. Essendo la partita, pertanto posso essere tranquillamente che è un fallo di mano netto, perché in area di rigore gli attaccanti specialmente la palla con la mano non la possono toccare. Se la fa il difensore con l'intervento della gamba, pure, ma l'attaccante con le mani non può giocare. Silvio? In questo caso, oltre al danno, la beffa, perché non è assolutamente, cioè è fallo di mano e quindi di conseguenza il gioco andava fermato prima. Gilberto, tu l'hai subito? Confermo quello che dicono. Cioè, tu l'hai visto, insomma, com'è? Assolutamente fallo di mano. Fallo di mano, per te? A prescindere dalla volontarietà, perché sembra un movimento naturale di come è saltato, però in ogni caso si è aggiustato la palla e oltretutto poi ha preso anche il rigore, però era fallo nettissimo. Annalisa? Secondo me è fallo netto, sì. Va bene, allora adesso vediamo perché è pronto finalmente il servizio, la vittoria del Campobasso a Montenero, 3-2, vediamo. Il Campobasso si aggiudica per 3-2 la 26esima vittoria in 27 partite e vince matematicamente il campionato di eccellenza, squadra seguita anche dal solito inseparabile gruppetto di tifosi in riva all'Adriatico. Passiamo alla cronaca del match, al sesto è già gol del Campobasso e Mauriello ad andare al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre la difesa del Montenero osserva in maniera abbastanza statica lo svolgersi dell'azione. Mauriello gol 1-0. Un Campobasso con tanti uomini indisponibili, vede in attacco giocare Minadeo, quindi atipico questo ruolo per lui. Al 23esimo la risposta del Montenero con Sapracone che mette in mezzo, schiaffeggia il pallone Cattenari e allontana il pericolo. È proprio Minadeo al 26esimo a calciare da lontano una punizione che termina alta sopra la traversa. Al 34esimo da Fazio, che è stato uno dei migliori, a Corradino che cicca il pallone davanti al portiere Recchiuti, ma si trovava anche in posizione di fuorigioco. Nel finale al 44esimo il signor De Lucia di Isernia invalida il gol del 2-0 del Campobasso segnato da Minadeo sugli sviluppi di un fallo laterale battuto da Volpecina. Per il signor De Lucia c'è stata una spinta di Minadeo a Tiscia, dunque 1-0 in favore del Campobasso al riposo, senza recupero da parte del direttore di gara, più vivacità nel corso della ripresa, ma il Campobasso la fa sempre da padrona. Al terzo minuto punizione di Minadeo, la presa in due tempi neanche troppo semplice da parte del portiere del Montenero. Al quarto da Fazio per Scudieri, il pallone scodellato colpisce Scudieri il pallone del 2-0, colpevole anche il portiere che rimane a metà strada tra linea e uscita. Nel Campobasso entra Cianci per Agnello, nel Montenero Bonetti avvicenda Santoro per far entrare Principe. Al decimo della ripresa Fazio trova un corridoio felice per Corradino che ci si intromette e va a segnare il gol del 3-0 con un pallonetto. Partita davvero chiusa qui. Al 13esimo c'è la reazione comunque da parte dei rossoblu locali, tiro al volo di Tomeo con la palla che termina al lato immobile Cattenari.
Cagliari. Entra Santoro per Volpecina, ma la partita di quest'ultimo dura davvero pochissimo, circa 3-4 minuti, perché Santoro inizia ad avvertire un giramento di testa, deve essere ricoverato a bordo campo e a sua volta avvicendato. Al suo posto entrerà Cammino. Al 24esimo Tomeo per Principe, sotto rete fallisce il neoentrato, il gol del possibile 1-3. Al 29esimo il tiro di Rossini termina alto sopra la traversa nel Montenero, Pezzotta per Tomeo, l'altro cambio da parte di Bonetti e poi la reazione d'orgoglio del Montenero. Al 39esimo c'è prima un tiro di D'Ottavio, un sinistro di poco al lato, poi al 41esimo la punizione gol da parte di Principe, bel gesto tecnico da parte del giocatore rosso-blu locale, quindi 1-3 in favore del Campobasso. Si condensa nel minuto successivo l'ulteriore orgoglio del Montenero. Al 42esimo pallonetto bello e gol di D'Ottavio che riapre dunque la vicenda, ma non c'è più tempo se non per una punizione di Pezzotta al 47esimo, quindi il secondo minuto di recupero con la respinta di Cattenari. Qui sfiora il 3-3 il Montenero, ma finisce comunque con la vittoria di uno stremato Campobasso che ora dunque si aggiudica matematicamente anche il campionato di eccellenza. Qualche giorno di riposo prima dell'altro turno, il 28esimo, che si giocherà giovedì a Selva Piana senza pubblico e contro il Vairano. Mi veniva in mente una cosa, Mario: Minateo centravanti, l'ha sempre sognato. Però non ha fatto gol. Lui che gli piace di andare sempre avanti per far gol, giocando centravanti non l'ha fatto, insomma. Allora è meglio che gioca dietro. Però, insomma, è stata una settimana importante, perché è arrivata la vittoria della Coppa Italia. Beh, so che hanno anche festeggiato un po' troppo in questi... Ma è anche normale, insomma, che ci sia questo tipo di festeggiamento, perché la vittoria del campionato era sicura. La vittoria della Coppa è stata una cosa bellissima. È anche giusto che la squadra... Poi bisogna anche dire la verità, che questa squadra ha subito degli infortuni che nella statistica difficilmente si possono contare con tutti questi infortuni che ha subito il Campobasso. Tutti insieme. Ma no, meno male che qualcuno è stato pure recuperato per strada, però è iniziato Pignatare, poi Corradino, poi Monti, poi Guglielmi, alla fine anche tuo figlio a Firenze, oggi quest'altro ragazzo qui, Santoro, cioè guarda che... Cammino anche, sarebbe... Cammino all'inizio proprio del campionato, cioè una stagione non bella sul piano degli infortuni, però la squadra è stata sempre pezzo su pezzo. Però bisogna dire che sono stati tutti traumatici gli infortuni, Silvio, cioè non... Ma questa è la cosa... questa è la cosa strana. Tutti infortuni traumatici. Sì, poi infortuni di medio-lungo termine, quindi... Però questo dà ancora più valore ai successi del Campobasso. Sicuramente, sei contento anche tu, Gilberto, no? Naturalmente, da campobassano e... È da tifoso, possiamo... È da tifoso, lo possiamo aggiungere. È stata una cavalcata infinita che spero continui, insomma, nonostante hanno vinto tutto, per mettere dei record, continuare in questi record. Ciliegina sulla torta la vittoria della Coppa Italia. Dispiace per tutti questi infortuni, insomma, perché magari poteva essere di ancora più, di caratura più grande il finale di campionato. E comunque voglio dire due parole su Minateo: è talmente un lusso per questa categoria che può giocare pure in porta, insomma, ovunque. Vabbè, ma io gli ho fatto la battuta, Mario, perché già quando c'era anche lui, l'anno del Giuliano, quindi stagione 97-98, che Minateo era veramente, veramente non era possibile tenerlo in difesa dalla panchina, perché gli urlavano stai dietro e lo trovavano davanti e faceva anche dei gol. Allora, abbiamo la pagella del Campobasso. Sì, abbiamo la pagella del Campobasso e vediamo i ragazzi che voti hanno preso. La pagella, in collaborazione con... GM Car. Oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car vi aspetta nella sede di Contrada Selva a Campo di Pietra. GM Car. Telefono 0874 44 30 98.
Cattenari 6, Aniello 6, Volpecina 6,5, Pignataro 7, Scampamorte 6,5, Scudieri 7, Corradino 6,5, Fazio 7, Minadeo 6, Palumbo 6, Mauriello 7, ed entrato Cianci con 6, Santoro senza voto e Cammino con 6,5. Questa è la pagella del Campobasso, adesso vediamo un'altra pagella perché il Fornelli ha vinto 5-0 a Roseto. Sì, e anche qui abbiamo una pagella che è quella del Fornelli. La pagella, in collaborazione con Favellato Vittorio SRL, agenzia pubblicitaria e marketing. Servizi ecologici con raccolta differenziata porta a porta e gestione rifiuti. Via Tedeschi, Isernia. Info 393 44 50 356. Mocci 6,5, De Rosa 6,5, 6,5 anche per Sabatino, Marino 6, De Vizia 7, Guadagno 6,5, Carbone 6,5, Mingione 6,5, Cifani 6,5 e anche per Grillo 6,5, Infimo con 7 ed entrato, Zaccaro e Ruggero con 6,5 e Castellani con 6. E abbiamo anche i marcatori del Fornelli che sono stati Grillo al primo minuto, Cifani al 48esimo, Guadagno, poi di nuovo Grillo al 75esimo e Zaccaro all'85esimo. Allora, ho visto passare un messaggio che le nostre giornaliste di Isernia sono bravissime e chi dice il contrario? Non sarebbero qui se non fossero naturalmente bravissime, oltre che in ogni caso sempre attente, sempre preparate. Se non fossero così non si troverebbero sicuramente insieme a noi, ma questa è una cosa che dico per tutti, non soltanto per loro, perché tutti coloro che in qualche maniera collaborano con Telemolise, noi riteniamo che sono il meglio che c'è sul mercato. Quindi grazie della segnalazione, ma sono cose che già sappiamo molto bene, vero Annalisa? Sì, sì, lo sappiamo molto bene. Allora, poi volevo chiedere a Pasquale Castaldi, Pasquale, è stato un campionato che adesso può avere delle, diciamo, anche qui si punta in eccellenza a non fare i playoff, però mancano 3 giornate, se la possiamo mettere un attimo la classifica, il distacco è di 9 punti tra Gioventù Down e Sesto Campano, e se rimarrà di 9 punti ci saranno i playoff. Quindi che cosa prevedi tu? Eccola qui la classifica: Gioventù Down 67, Sesto Campano 58. Se questa distanza tra seconda e terza fosse di 10 o più punti, non ci sarebbero i playoff. Così si fanno. Tu che previsione fai, Pasquale? Dipende tutto dal Sesto Campano, perché se il Sesto Campano vince tutte e 3 le partite, chiaramente la Dauna non può avere più di 9 punti, quindi la Dauna andrebbe direttamente in finale, mentre ci sarebbe poi la sfida tra Sesto Campano e Fornelli, perché tra Dauna e Venafro ci sono 17 punti, per cui l'unica possibilità che ha Venafro è solo quella di agguantare Fornelli, però Fornelli comunque sta bene, perché anche oggi è andato a vincere 5-0 fuori casa, quindi per il Venafro non credo sia facile guardare playoff. Tra l'altro bisogna considerare anche una cosa, che la Gioventù Dauna deve giocare ancora con il Campobasso, che finora ha vinto tutte le partite tranne una pareggiata a Fornelli, quindi insomma teoricamente se il Campobasso non perde, come sono sicuro che non perderà contro la Gioventù Dauna, questa forbice potrebbe anche scendere se il Sesto Campano vincerà tutte le partite. In coda, Mario, è veramente un rebus, perché retrocede una, che è il Montenero, a questo punto sarebbe retrocessa ed ha 4 punti di ritardo a 3 giornate dalla fine. Tutto il resto è veramente, insomma, perché anche il Roccaravindola in questo momento non farebbe i play-out, però deve stare attento perché deve cercare di guadagnare ancora qualche punto. Ah beh, è chiaro, il Roccaravindola deve fare i punti in queste prossime 2 partite, perché l'ultima ce l'ha a Campobasso, e Campobasso non penso che regali, perché loro ci tengono a chiudere il campionato con il massimo dei punti, insomma. Questo come vale pure per il Monti Down, quando il Campobasso andrà a Monti Down, insomma.
è tutto da giocare, però nella posizione del Rocca Ravindola, per una squadra che si deve salvare, è già una grande cosa, perché adesso sta fuori dalla griglia play-out. Basta fare un'altra vittoria in casa, non so chi l'avranno, e penso che si possano tirare fuori tranquillamente. Però sotto è una lotta che sono tutte alla pari, partendo da Sant'Eliana, Life, Vairano, sono tutte là. Sarà una bella lotta. Allora Pasquale, con chi dovete giocare? Perché a parte il Campobasso, le altre due, con chi ce l'avete? Sì, andiamo giovedì a Pozzilli, quindi uno scontro diretto dove chiaramente ci giochiamo probabilmente l'intera stagione. E poi prima di Campobasso abbiamo il Gambatese in casa, quindi bisognerebbe fare questi 6 punti. Abbiamo poi un piccolissimo vantaggio, che è quello che se arriviamo a pari punti con altre squadre abbiamo il vantaggio degli scontri diretti un po' con tutte, tranne che col Vairano, che siamo a pari punti come gol segnati e subiti negli scontri diretti. Con le altre siamo in vantaggio su tutte, quindi abbiamo anche questo piccolissimo vantaggio, però speriamo ovviamente di non arrivare a pari punti con le altre e di salvarci prima. Certamente. Voi, Gilberto, vi salvate? Speriamo, insomma, la lotta è dura e... possiamo mettere un po', mi riferisco sempre alla nostra regia, la classifica di promozione. C'è una bagarre come in eccellenza, siamo in 6 squadre, credo. 2, anche 4, qui, 6, sì. In questo momento sarebbe retrocessa, giusto? Civitanova. In questo momento sarebbe retrocessa Civitanova. In questo momento i play-out sarebbero Campo di Pietra, Maronea e Spinete Rocca Sicura. Esatto. Però, ci stanno due squadre a 28. Abbiamo 2 squadre a 28, quindi siamo 6 squadre per 4 che dovranno disputare i play-out, e siamo tutte lì, perché la stessa Maronea, che oggi ha vinto 3-0 col Termoli, insomma, sta lì per lottare. Ci sono ancora 9 punti in palio, noi sappiamo che è dura, abbiamo 2 partite in casa assolutamente difficili, una contro il Riccia. Io avrei prima, scherzando, dicevo a Silvio che magari era meglio se li mangiavano giovedì tutti quei gol contro di noi. Vabbè, ma il Riccia secondo me ha quasi fatto, perché 56-42. Il problema è che il Riccia ce l'abbiamo giovedì, quindi, quindi verranno proprio e troveranno pane per però i loro. Però sono 14 punti, Vabbè. Cioè ce ne bastano 10. Sì. Eh? Poi devono vincere quelli che stanno dietro di noi. Certo. Quindi voi per me state già in eccellenza. Incrocio le dita. Mi sbilancio e dico che il Riccia è già in eccellenza. Allora, mi fa particolarmente piacere perché il Ripa Limosani ha battuto, abbiamo seguito anche un paio di partite di prima categoria, Ripa Limosani del mio amico Pino Marrone ha battuto il Pietra Montecorvino. Ci tengo, perché Pietra Montecorvino era un'altra squadra di fuori regione, no? Vediamo il servizio. Al Vita Antonio di Ripa Limosani va di scena il big match valido per la 10ª giornata di ritorno del campionato di prima categoria del girone B tra la capolista Ripa Limosani e la sterza in classifica a soli 6 punti, ma con una partita da recuperare, il Pietra Montecorvino. Partono subito forte i padroni di casa e dal secondo minuto punizione di Marinelli, palla al centro sul primo palo, Tedesco interviene a liberare l'area. Al 5º minuto ancora sul calcio di punizione ci prova il Pietra Montecorvino. Carusillo, tiro centrale, la palla si abbassa di colpo ma finisce di poco alta sulla traversa. Al 16° è Vannella che ci prova da lontano con la palla che finisce di poco al lato. Solo 1 minuto dopo ancora Vannella dalla destra mette il pallone al centro per Carusillo che tira, Tondi si distende e devia in angolo. Al 40° minuto, punizione, Palmieri, il pallone a Piccirillo all'interno dell'area di rigore, la difesa riesce a smorzare il tiro del numero 9 con Tondi che blocca. Al 41° minuto, palla dentro per Luciano, a tu per tu con Tedesco, tira la prima volta, para il portiere, il pallone finisce ancora all'11 che ritira, questa volta in faccia al portiere che rimane anche stordito per qualche secondo con la palla che finisce in calcio d'angolo. Al 44° minuto l'episodio che sblocca il match. Palla lunga, Marino interviene di testa all'indietro, Tedesco prova a evitare il calcio d'angolo ma lascia il pallone lì a disposizione per Gammieri che realizza solo l'1-0 con il quale si va a concludere il primo tempo.
con le immagini montate da Andrea Fatica passiamo alla ripresa, dove ci si aspetta la reazione degli ospiti che cercheranno a tutti i costi il pareggio, ma la prima azione al 52esimo è ancora una volta per il Ripa Limosani con un'azione da Moviola, punizione per Marinelli che mette il pallone al centro, non tocca nessuno, la palla finisce direttamente in gol, il Ripa esulta ma Martino di Isernia annulla la rete perché la punizione era di seconda, lui era con il braccio alzato, così dice agli uomini del Ripa Limosani ed annulla il gol. Al 55esimo pallone lungo per Luciano, in evidente fuorigioco, Martino non fischia, l'11 entra in area di rigore, rientra sul destro, diagonale, che realizza il 2-0. Sembra essere finito il match, ma 10 minuti dopo, al 65esimo, il Pietramonte Corvino, calcio di punizione dalla tre quarti, tutti si aspetterebbero Carosillo, ma va Vannelli che riesce a bucare la barriera ed ad insaccare il gol del 2-1. Gli attacchi insistenti del Pietramonte Corvino a caccia del pareggio, lancio lungo per Ferro che anticipa Pasquale che lo mette a terra al limite dell'area di rigore per Martino, però non c'è nulla, neanche il calcio di punizione e quindi si va avanti tra le proteste della panchina del Pietramonte Corvino e Martino decide di cacciare un cartellino rosso a un giocatore componente della panchina, quindi la parità numerica in campo è ancora di 11 contro 11. All'86esimo arriva l'occasionissima di chiudere il match per il Ripa Limosani, lancio lungo di Gamieri per Luciano in posizione regolare, questa volta entra in area di rigore uno contro uno con Tedesco, ma il numero 11 prende in pieno il portiere. Dopo 5 minuti di recupero il signor Martino di Isernia decide che la partita può terminare, il Ripa batte il Pietramonte Corvino 2-1 allungando nei confronti della terza in classifica e domenica prossima c'è il match di Jelsi contro il Boys Jelsi, mentre per il Pietramonte Corvino sconfitta che allunga il match e mercoledì c'è da recuperare la partita di Cerce Maggiore. Va bene, allora abbiamo visto il servizio San Ripa Limosani che dovrebbe risalire, no, in promozione. È primo nel primo, campionato di prima categoria, è un ritorno che ci voleva, se mi consentite. Meritato. Meritato. Meritato, ma poi insomma, un centro grande, ha sempre sfornato tanti ragazzi che hanno giocato al calcio, voglio dire. Ripa Limosani non può stare. Una struttura importante pure. Almeno di campo, è una struttura importante. E poi ci sono degli amici, quindi ben bella. Capito. Io mi dissocio perché faccio il tifo per il Real Gildone, perché spero che possano salire o tramite i playoff o se riescono. Però adesso prima è Ripa. Sì, a due punti di vantaggio perché il Gildone oggi ha vinto 3-0, ha segnato anche Bomber Zurlo, quindi non si smentisce mai. E infatti non si smentisce mai. Volevo fare una battuta, ma con Michele è meglio, cioè gli voglio troppo bene. Allora, saluto e ringrazio nella nostra redazione di Termoli Pino Somma. Grazie Pino e a domenica prossima. Sì, buonasera direttore, a domenica prossima, ma vorrei ricordare che sarà una settimana questa intensa per il calcio molisano. Si parte giovedì con il campionato di eccellenza che mette in vetrina la 28esima e terz'ultima giornata, quindi anticipi importanti per quanto riguarda questo campionato in virtù della pausa pasquale, poi si proseguirà con il campionato di promozione nel fine settimana di sabato e domenica, quindi tre giorni intensi tutti dedicati al calcio nostrano, quello bello, quello della nostra regione. Grazie e buona serata a tutti. Allora, grazie a Pino Somma, grazie a Pasquale Castalti nel nostro studio di Isernia. Buonasera Pasquale, grazie per essere stato con noi. Sì, buonasera, approfitto anche per fare gli auguri di buona Pasqua a te Antonio, a tutta la redazione di Telemolise, ci segue questi campionati sempre con molta passione e competenza, a tutti gli ospiti in studio e in genere a tutti gli sportivi molisani. Grazie Pasquale, Rosanna Esposito tra poco, dopo la pubblicità, intanto abbiamo il servizio, quindi lo dovete annunciare, di Celano Agnone, poi di che cosa ci parlerete? E poi parleremo di ciclismo, ci ha già raggiunto qui negli studi il presidente del Faga Gioielli Racing Team, Fabio Ottaviano, quindi subito dopo aver visto il servizio dell'Agnone parleremo di ciclismo e di questa gara che c'è stata a Formia.
Va bene, a tra poco. Io vi ringrazio, Mario Rinte. Buonasera. Grazie per essere stato qui. Gli auguri ce li facciamo domenica prossima, va che è domenica delle Palme. Ok. Adesso chiaramente Pasquale non ci sarà domenica prossima, quindi però insomma faremo gli auguri a tutti quanti voi. Grazie a te, grazie a Silvio Tedeschi. Grazie a voi, sempre cercate sempre gentili. Di mangiare bene a pranzo. Sì. Fateli stare tranquilli, miei amici di Riccio. Vabbè, questo sempre... problema non nasce giovedì perché giochiamo alle 18:30 all'Andistadio, quindi possiamo mangiare con calma e poi in gambo. Però magari invece di una fettina di crostata verso le 4, come si fa di solito quando si gioca alle 18:30, mangiate un po' di più. Vabbè. Così in campo non avete fame, va bene? Okay. Una battuta, eh? Allora, grazie. Gilberto, grazie per essere stato qui. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, Annalisa, ringrazio Mario Faraone per la sua collaborazione al touch screen. Grazie a voi. Mario. È stato un piacere, Annalisa. Adesso piacere ci vediamo. Direttore. Un altro servizio del campionato di prima categoria, San Martino, quartiere nord, Campobasso, e poi linea Isernia. Sì, questo servizio con il nostro inviato Pino Somma, poi vi lasciamo nelle mani di Rosanna Esposito, come vi ha già detto il direttore. Ringrazio i nostri ospiti, Mario, a lei direttore, grazie. Ci vediamo domenica prossima, sempre alla stessa ora, quindi alle 18. Non mancate, buon proseguimento di serata. Continua il cammino del Real San Martino nel campionato di prima categoria, girone C. La formazione di mister Leo Tanga batte anche al San Leo, la compagine del quartiere nord, con il più classico dei punteggi 2-0. Una vittoria che ci sta tutta per la squadra di mister Tanga, che ha giocato una partita tatticamente perfetta sul rettangolo di gioco. All'undicesimo si vede subito la squadra carrese con Di Monte che chiede e ottiene il triangolo, va alla conclusione in corsa con la sfera che termina sull'esterno della rete. Offre poco il primo tempo. Al diciassettesimo Abiuso recupera un buon pallone, se ne va sul fondo, sfera all'indietro per Pipino che non riesce a centrare però la porta. Al trentaduesimo il confronto si sblocca, l'azione che parte dalla propria metà campo del San Martino con De Benedictis che imposta, dà profondità all'azione con il lancio su Di Monte che sull'uscita di Tizzani trova il diagonale vincente per il gol, quello che dà il vantaggio alla formazione di casa. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, si vede nella ripresa dopo 14 minuti finalmente anche il quartiere nord con Cappuccio che si invola e crossa un tiro cross a tagliare la retroguardia con la sfera che non viene però raccolta da nessuno. 17esimo sulla destra c'è il cross da parte di Cirenei per Mignogna che prova la conclusione, la sfera che termina alta sulla traversa. Torna di nuovo in auge il San Martino. 22esimo De Benedictis, il cross per Abiuso che di testa riesce a girarsi però trova la ribattuta della retroguardia ospite. 27esimo la punizione è di Cicciola, con la punta del piede ci prova Di Monte, sfera di poco alta sulla traversa. 46esimo in pieno recupero il nuovo entrato Francesco Caterino mette in moto Ebreo che sull'uscita di Tizzani lo anticipa con un pallonetto, riesce a resistere all'avversario e palla che termina in fondo al sacco per il gol, quello finale, quello del 2-0, quello che regala la vittoria al Real San Martino nella nona giornata di ritorno del campionato di prima categoria. Con il più classico dei punteggi, la squadra di Tanga batte il quartiere nord per 2-0. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. La gelateria di Celindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? Cesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa Cesar. Ti aspetta a Frosolone, in contrada Colle Carrise 91A, e a Ripali Mosani, in contrada Taverna del Cortile 5.
Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La Fabian è tradizione al passo con i tempi. Al fianco di marchi storici come Paul & Shark, Simply Man, Barberi, Fay, St. Rose, Hogan e Santoni, sono state inserite aziende come Armani, Jacob Cohen, Lamartina, Cornigliani, Fred Perry, Siviglia, Gant, Moncler e Hackett. Dal 1961 Fabian firma le grandi firme. Fabian Campobasso. Scopri Galbacotto. Il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. Prova anche tutti gli altri salumi Galbani. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Bentornati alla seconda parte di Domenica Sport. Prima di parlare di ciclismo, come vi abbiamo anticipato, c'è l'ultimo servizio di calcio da vedere e può andare in onda il servizio tra Celano e Agnone. Un Celano ormai quasi salvo incrocia il proprio destino con l'Agnonese, che invece è affamata di punti e non può permettersi passi falsi. L'avvio è tattico e per vedere la primazione dobbiamo aspettare il settimo, quando Di Benedetto si gira con tempismo ma calcia alto sopra la trasversale. Celano alla finestra almeno sino al dodicesimo, quando un pensiero di troppo è fatale in area molisana. Suma l'occasione e anche il bel gioco almeno per 20 minuti, finché poi il solito Acquaro cerca l'Eurogol in tuffo ma la palla incoccia sul palo. Occasionissima Celano che precede la botta di Lullo da fuori, ma è attento Bartoletti che si distende e blocca. Quarantesimo, inserimento e semigirata di Rea, ma Biasella alza sopra la traversa. Pochi secondi e ancora Rea l'occasione della vita, quando si ritrova il pallone fra i piedi a porta vuota. La conclusione è però approssimativa e il cuoio finisce così sulla parte inferiore della traversa. Non si schioda lo 0-0 che ci accompagna negli spogliatoi. La ripresa fatica a decollare, dobbiamo attendere il ventesimo per assistere a qualcosa di apprezzabile. Il neo entrato Troccoli viene contratto in maniera pericolosa perché il rimpallo quasi non finisce in fondo al sacco. Scampato pericolo e marsicani che ripartono con Tarantino che carica alto. 24esimo, il neo entrato Manzo si ritrova solo davanti a Biasella ma gli spara addosso e lo grazia. Passano due primi e Granaiola su punizione e testa i riflessi dell'estremo molisano. Cresce il Celano che dopo 10 minuti trova il vantaggio. Splendida pennellata di Granaiola per la testa dell'altro mostro Acquaro, che ovviamente è letale. Bella mazzata per l'Agnonese che non sembra poter reagire, così dopo tre primi padroni di casa sfiorano il bis con un impreciso diagonale di Evangelisti. Celano in parata? Sembra di sì, e invece la solita zona Cesarini è di nuovo letale per i biancazzurri. 90esimo con colpo di testa da parte di Ricamato per l'1-1 finale. E così per i biancazzurri tramonta il sogno playoff, ma la salvezza ormai è in cassaforte. Ed eccoci rientrati, come promesso parliamo di ciclismo, mi hanno raggiunto qui in studio due simpaticissimi, devo dirlo, rappresentanti del Faga Gioielli Team Racing Team. C'è il patron Fabio Ottaviano e poi qui a fianco a lui c'è Rino Zampilli. Allora,
Cominciamo col patron Rino, va bene? Giustissimo, giustissimo. Oggi siete stati impegnati in una gara a Cassino, vuoi dirci com'è andata? È andata bene, una bella gara organizzata bene dagli amici di Cassino, una medio fondo che si è disputata sulla distanza di 110 km, che si è sviluppata nelle due province di Frosinone e di Latina, con due salite molto impegnative, dove se la sono contesa praticamente il vincitore Pisani e il nostro Zampilli, che non è scalatore come lo è Pisani, alla fine la spuntata Pisani comunque porta, e noi abbiamo portato a casa il nostro Zampilli. Invece come se l'è cavata, ce lo vuoi dire Turino? Oggi la corsa per le mie caratteristiche forse non ottimale, infatti ho difeso il risultato con un sesto posto ed un quarto posto con il nostro compagno Stefano Pellegrini. E nulla, l'importante ecco, è comunque onorare e difendere tutte le corse, i percorsi, anche se non sono più che altro per le nostre caratteristiche. L'impegno precedente, settimana scorsa, invece a Torre del Greco, com'è andata? È andata bene, sprint vincente di Zampilli che ha graffiato Torre del Greco, si è imposto in volata, vincendo su 140 partenti, quindi è stata una bella gara, prevalentemente piatta, regolata in finale, dove si è arrivati in volata dopo aver chiuso un buco, una fuga che c'è stata fino all'ultimo chilometro. Ricompattato il gruppo, poi nello sprint finale, nella volata finale, Zampilli si è imposto in maniera molto abbondante. Quindi Rino, lì il percorso era più consono alle tue caratteristiche? Sì, il percorso lì era per me ottimale proprio. Infatti c'era l'arrivo su uno strappo di un chilometro scarso, dove le caratteristiche mie sono perfette su quei tipi di arrivi e nulla, abbiamo difeso così un'altra bella vittoria. Fabio, fino a questo momento il bilancio com'è? Il bilancio è positivo, lasciando stare innanzitutto l'aspetto dei risultati sportivi. È positivo perché abbiamo messo su una squadra fatta e composta da persone buone come persone che tra di loro interagiscono bene, si è creata un'amalgama importante, c'è un bel gruppo e quando c'è il gruppo ci si diverte, si superano tutte le avversità, i problemi eventuali e poi c'è l'aspetto sportivo perché abbiamo disputato finora 7-8 gare, se non ricordo male, lui ne ha vinte 3-4, ne ha vinte 3 e parliamo di gare importanti, la Gran Fondo di Termoli, abbiamo vinto a Torre del Greco, e l'altro dove l'ha vinto? Latina. A Latina, quindi abbiamo vinto in tre regioni diverse facendo valere la molisanità e quindi portando in alto i colori della Faga Gioielli. Certo, quindi Rino, in qualsiasi sport, anche nel ciclismo che magari può sembrare uno sport non di squadra ma piuttosto solitario, il team, la forza che viene dalla squadra è fondamentale. Io credo che il risultato, ecco, compaia il nome del ciclista, però alle spalle c'è tutta una squadra che se non fosse per la squadra il risultato non arriverebbe mai, perché la squadra fa tutto, riesce a tenere coperto il capitano, riesce a gestire la corsa, sta tranquillo, tutto quello che poi gira intorno alla persona che farà la corsa in quel caso lì, quindi la squadra è il 99% della corsa, di tutto l'organico poi. Ma secondo te attualmente in Italia il ciclismo può essere ancora considerato uno sport inferiore rispetto ad altri? No, certo che no. A livello di seguito, a livello di risultati? Forse penso che è parlato forse un po' male del ciclismo, se ne parla male ed è sbagliatissimo. Credo che comunque stai riferendo alla questione doping? Indubbiamente, quindi io credo che bisogna guardare il ciclismo dal sacrificio. E poi il resto lasciarlo alle spalle. Per quello che riguarda, io mi ci sono avvicinato da un paio di anni al ciclismo e mi ci sono buttato a capofitto. E, essendo da sempre uomo di sport, ho disputato e ho praticato vari sport. Devo dire con sincerità che il ciclismo è uno sport di sacrificio, dove chi prevale, lasciando stare l'aspetto doping ovviamente, chi prevale è proprio perché ha capacità e ha delle caratteristiche superiori agli altri. Una forte dedizione. Dedizione, ma soprattutto se hai ciò che serve per il ciclismo, che ti dà madre natura, prevali sugli altri, altrimenti non riesci a vincere. Fabio, il prossimo impegno dove sarà? Prossimo impegno abbiamo una gara veloce sabato a Cassino
E poi c'è la fagioneria, così chiamata, è una gara che si disputa a Caserta, molto sentita perché è una delle gare più importanti della regione Campania, quindi ci sarà una grande presenza di ciclisti che verranno da tutto il centro-sud Italia. E noi ovviamente punteremo a far valere e a portare in alto i colori della Faga Gioielli, cercare di vincere anche a Castelmorrone. Certo, e queste gare, Rino, com'è il percorso? Sabato, per esempio, è un percorso ottimo per Fabio. Infatti se ne parlava prima e cerco comunque in tutti i modi di dargli una mano, cercare di far bene con Fabio. E domenica, di Caserta invece? Domenica la di Caserta è un percorso che per me è perfetto, mi si addice anche perché c'è un finale di 2 chilometri dopo tanti chilometri di pianura, quindi un finale per me buono. Quante persone ruotano attorno al Faga Gioielli Racing Team? Tra atleti, dirigenti, amici, appassionati siamo una quarantina. Sostenitori, quanti ce ne sono? No, sostenitori ce ne sono tanti perché il ciclismo è uno sport che in provincia di Isernia sta avendo sempre più persone che si avvicinano a questo sport perché si comincia a capire in maniera importante quella che è la bellezza di questo sport. E noi stiamo promuovendo il ciclismo proprio per cercare di far vivere al meglio i nostri paesaggi, perché io devo dire la verità, da quando mi sono avvicinato al ciclismo ho avuto con grande piacere, grande soddisfazione, la fortuna di conoscere, mi vergogno anche a dirlo, ma è la verità, di conoscere le bellezze dell'Alto Molise, perché noi ovviamente quando facciamo le grandi distanze visitiamo e andiamo in giro per le stradine dell'Alto Molise. Abbiamo dei paesaggi incantevoli, paesaggi che dovremo promuovere anche al di fuori degli ambiti regionali. Sì, assolutamente. Insomma, anche il ciclismo, come magari il trekking, altri sport simili, potrebbero, certo, potrebbero fare la loro parte. Voi potrebbero nel vostro piccolo con il ciclismo lo state facendo. Potrebbero essere sicuramente un motore trainante per pubblicizzare le bellezze della nostra regione, che sono tante e che poche persone conoscono, pochi italiani conoscono e pochi italiani possono apprezzare, sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista enogastronomico. Quindi il ciclismo potrebbe essere uno strumento per far sì che si possano conoscere le bellezze della nostra cara regione. Quindi abbiamo detto Caserta sarà una tappa importante perché insomma... Importante, noi siamo amatori. Noi siamo amatori. Il centro-sud sarà coinvolto. Certo. E ci sono altre tappe con la stessa importanza o magari superiore? Sì, abbiamo già acquistato un pacchetto di Gran Fondo dove saremo impegnati alla Gran Fondo di Vasto, alla Gran Fondo di Frosolone, alla Gran Fondo di Roma, alla Gran Fondo di Chieti, se non ricordo male, oltre ai campionati italiani che ci saranno quest'anno, che ci saranno in Umbria alla fine del mese di giugno. E poi andremo a disputare tutte quelle gare che, di cartello importanti per far sentire la nostra presenza. Rino, invece ad oggi la gara più bella che ricordi, magari non so perché ti è piaciuto il percorso, perché magari hai vinto, qual è stata? La gara più bella ad oggi Termoli. Corsa alla Gran Fondo di Termoli per me era, a parte che si correva nel Molise. E tu da buon molisano, ecco, di dove sei? Di Rocca Pirozzi. Quindi Isernino, quindi, insomma. Quindi vincere in Molise era comunque una doppia vittoria. E il percorso era perfetto. Quindi si addiceva alle tue caratteristiche? Sì. Anche perché Termoli è una Gran Fondo molto seguita, eravamo 900 partenti. Sì. 900 partenti, quindi era un numero cospicuo, importantissimo, che solo le grandi Gran Fondo riescono a raggruppare. Quindi merito ed onore a Zampilli. Benissimo, grazie. Io vi ringrazio per essere grazie stati qui con me questa sera, ringrazio il patron Fabio Ottaviano e ringrazio Rino Zampilli, siete stati davvero simpaticissimi, vi faccio un grande in bocca al lupo per queste due Crepi. Prossime tappe e poi insomma per tutto il percorso, per tutto il campionato. Grazie mille, buona serata a voi. Grazie a voi. Grazie. E a voi tutti vi lascio una buona serata, ci vediamo domenica prossima con Domenica Sport. Buona settimana a tutti.